Buonasera a tutti, siamo in diretta con Nandra Schiliró. Ciao Nandra. Ciao, ciao Claude. Sai che io ti chiamo Claude, Sì, come vuoi, Claudio, Claude, potete chiamarmi come volete. Insomma, tu sei diventata famosa il 25 settembre 2021, famosa, celebre e discussa. Sono passati qua un paio di anni, qualche anno, e come ti senti oggi rispetto ad allora? Sei ancora celebre, discussa e famosa? Come ti no, senti? adesso sono invisibile, sono cascata in disgrazia, come dicono. Molti mi dicono che brutta fine che ha fatto. Io sinceramente sono molto più felice di come ero. Quanto tempo è passato? Era il 25 settembre 2021, beh, insomma, dai, più di 2 anni. E adesso sono molto più felice di prima. Sono incredula rispetto a tutto quello che è successo, perché scherzando dico sempre, sono salita su un palco, ho semplicemente detto un frammento, una goccia di verità ed è successa l'apoteosi, quando invece magari avrei dovuto avere un minimo di clamore, non mi ha affidato nessuno. Vabbè, ma questa è la vita. Questa mentalmente. A me interessa molto sapere, come prima cosa, come ti sei sentita su quel palco, che cosa hai provato e in quel momento lì, se me lo puoi raccontare, io dico, sono molto curiosa da quel Sì. giorno lì, da quando ti ho visto quel giorno lì, che sono molto curioso di Io chiederti. quando sono salita su quel palco, siccome io facevo ordine pubblico, naturalmente in genere in divisa, ed ero abituata a quantificare le piazze, no? A capire quanta gente c'era in piazza, sono salita su quel palco e quando ho visto la marea di gente che c'era, ho pensato adesso o svengo sul o cado a terra, cioè, finta che sono svenuta, oppure comincio a parlare, perché infatti se uno guarda il video si accorge che io ho aspettato un pochino per parlare, perché tra l'altro pensavo alla presentazione che era stata fatta su di me, perché io non sapevo come sarei stata presentata. E quella aveva detto che io ero la vicequestore di Roma, che ero, insomma, non è che ha detto una menzogna, però io dovevo, la gente non doveva pensare che io parlavo in qualità di vicequestore, ma che ero libera Certo. dal servizio e di Sì. conseguenza mantenevo i miei diritti costituzionali, almeno io mi illudevo di avere i miei diritti costituzionali. E quindi, famoso articolo 18 della Costituzione, anzi 17, scusate, e 21, no? Il diritto di manifestare e di esprimere il mio pensiero. Ma tu quando sei salita su quel palco hai visto una marea di gente davanti a te Sì, proprio, no? cioè io proprio, guarda, un fiume di gente. E quindi io devo essere sincera, perché io ero convinta che sarei stata intervistata quel giorno, ma da BioBlu, dietro le quinte, che Ah, sarebbe sì? andata la mia intervista su BioBlu, perché io avevo da poco ripubblicato un libro che era già uscito a settembre 2020, e quindi tutte le cose che io oggi dico, le dico alla luce del sole, ma se uno avesse letto quel libro, come grazie al cielo molti hanno fatto nel 2020, saprebbe che le cose che io oggi dico non me le sono inventata perché sono disoccupata, ma le dicevo già nel 2020, ma in realtà le dicevo già molto prima. E soprattutto le cose che io oggi dico sono cose che vengono da molto, molto lontano. Cioè, diciamo che ho fatto il percorso inverso rispetto a quello che fanno le persone normali. Cioè, in genere la gente, è quello che è e poi si incanala in un ruolo, no? Io ho fatto il contrario. Prima stavo in un ruolo, poi mi sono tolta la maschera. Io ho detto adesso piano piano, perché vi potrei sconvolgere, anche io stessa mi potrei sconvolgere di me, vi faccio vedere invece chi sono veramente. Io quando, ora mi sono, da quando mi ho cominciato a parlare, mi sono riguardato le scene di te sul palco. Cioè, tu ti sei preparata a quel discorso lì? Quando sei salita su quel palco eri preparata per dire ciò che avresti detto o come è successo? Perché è Ti stato un grande ripeto, discorso. sì, ti ripeto, io ero preparata nel senso che pensavo di fare un'intervista con BioBlu, quindi io mi ero Sì. preparata per fare un'intervista. Non è che, cioè almeno un minimo, a meno che uno non parla di sé, della propria vita, un minimo 2 minuti di discorso uno in genere se li prepara, no? Poi io sono una un po' particolare nel preparare i discorsi, però io in genere prima li faccio e poi li scrivo, però vabbè, io sono fatta alla rovescia. Quindi qualcosa mi ero preparata, non ero preparata a farlo davanti a tutte quelle telecamere, davanti a tutta quella gente. Però sinceramente una volta che ero lì, io non so come dire, avevo un obiettivo, ecco questo sì, perché eravamo in piazza, io lo sapevo bene, io ero riuscita, insomma, insieme ad altri colleghi, nel giro di 3 giorni a portare circa 500 persone, tra appartenenti alle vigili del fuoco, ai carabinieri, alla polizia, a portarli in piazza. E quello che mi aspettavo che cos'era? Che ovviamente del 15 ottobre famoso, in massa ci saremmo fatti sospendere, anche perché per me quel 25 settembre era già tardi.
Io ero almeno da un mese, anzi di più, dal 14 agosto che fremevo e dicevo, da quando era entrato in vigore il Green Pass per le messe delle forze dell'ordine, che dicevo che dovevamo fare qualcosa. L'idea qual era, ed è questo anche il motivo del mio strano abbigliamento, era quello che la presentatrice, e io questo ne avevo già parlato con quelle di BioBlu, dicesse a un certo momento che in piazza c'erano le forze dell'ordine, in modo tale che il cittadino non si sentisse abbandonato, perché tu immagina da casa l'effetto che avrebbe fatto vedere una macchia di colore blu e quelle sono le forze dell'ordine. Poi ovviamente, come sempre capita, il giorno prima alcuni dissero no, ma io non metto la stessa maglietta che mette quello, io non metto il blu. Allora io dissi, vabbè, sentite, facciamo una cosa, vestiamoci verde e blu. Qualcuno verde, qualcuno blu. E quindi io, in simbolo di unione, mi vestii in quel modo strano, comprai quei pantaloni, furono i primi pantaloni verdi che trovai, e mi misi quei pantaloni e quella maglia, e così. L'obiettivo qual era? Era quello che nella mia testa ho detto, vabbè, adesso ci faremo sospendere in massa. Se la polizia, le forze dell'ordine si fanno sospendere, chi lo controlla? Questa benedetta tessera, chi la controlla? E soprattutto avevo pensato, chi li scorta i politici? Ho detto, vabbè, io perderò il lavoro perché sarò vista come capo espiatorio di tutto questo casino, però in compenso questa tessera di discrimine in schiavitù, così l'ho sempre chiamata, non entrerà in vigore. Ovviamente non è successo niente di tutto quello che io immaginavo. Vabbè. Ma tu comunque avevi in qualche modo racimolato il consenso di colleghi, di personale che era dalla tua parte, ma io Sì. invece i vertici, i veri vertici, ti avevano comunicato le loro intenzioni, il loro parere anche su tutto ciò, No, i vertici o non parlano, i non vertici parlo. in genere non parlano. Diciamo che è difficile che esprimano delle opinioni, ma soprattutto loro sapevano benissimo come la pensavo io. Però io non è che avevo comunicato a qualcuno che sarei andata in piazza. Cioè, l'ho comunicato alla mia migliore amica e a un'altra amica, insomma, a due persone l'avevo detto. E già mi avevano detto che ero matta, semplicemente perché andavo in piazza. Quindi non sapevano, anche perché non lo sapevo nemmeno io, che sarei salita su quel palco. Quindi, cioè, voglio dire, non è che è stata una decisione che diceva adesso faccio questo, così chissà cosa ottengo, cosa ho ottenuto. 7 procedimenti disciplinari e 2 licenziamenti in 2 mesi. Cioè, penso di essere l'unica al mondo che è stata licenziata 2 volte dalla stessa amministrazione. Quella tua amica che ti disse cosa vai a fare, il male ha vinto e tu che cosa le hai risposto? E io, se me lo ricordo, ma certo come lo ricordo, il male non ha vinto, ma io lo penso. Il male non ha Ne sei vinto perché ancora convinta? Questa era la domanda. se il male vincesse, noi ci saremmo già estinti. No, allora è in atto una guerra. Io quel giorno usai delle parole particolari, ma se uno va a vedere tutte le mie interviste, che non so neanche se si trovano ancora, di quando ero in polizia e venivo mandata a Domenica In, alle Vite in Diretta, tutte le trasmissioni che non so neanche come si chiamano, perché alcune me le ricordo, altre non guardando la TV faccio fatica. Io soltanto una volta mi capitò che una giornalista mi disse: ma come mai lei indossa una divisa e parla di anima? Perché, diciamo, un po' strana, lo sono sempre stata. Cioè, non è che sono diventata così adesso, sono sempre stata così. Cioè, un po' considerata pazzeriella, qualcuno che diceva in polizia non ci facciamo mancare niente. C'è sempre stato che lo diceva guardando me. Lo Quindi io diceva anche parlavo di Maurizio anima, di Costanzo, questo, spiritualità. no? Sì, certo, assolutamente. Mi disse una cosa quando mi conobbe, mi disse: ma lei è nel posto sbagliato. E io mi offesi quasi, dissi: no, io non sono nel posto sbagliato, sono nel posto giusto. Disse: no, secondo me, guardi, in realtà non è la polizia che è sbagliata, è lei che è nel posto sbagliato, perché lui diceva che io non c'entravo niente rispetto all'ambiente in cui stavo, insomma. Ma non fu l'unico a dirmelo, ecco. Ci sono state altre persone che in tempi non sospetti, molti anni prima, moltissimi anni prima, già me l'avevano detto. E tu non avevi la percezione di essere come in qualche modo fuori luogo in quell'ambiente, oppure per te era, come dire, la missione nella missione? Allora, guarda, allora c'è una ragione privata per la quale io sono entrata in polizia, che non ho mai detto e quindi non ho intenzione di dire. E riguarda appunto la mia vita privata, forse un giorno riuscirò a dirlo. E ce n'è un'altra che, diciamo, è quella razionale che io mi sono costruita, se vogliamo, razionalmente, nel senso che il mio obiettivo, forse da sempre, è sempre stato quello di fare in modo che le persone avessero la libertà. Sono sempre stata ossessionata al concetto di libertà, la libertà di essere loro stesse. Allora io, nel mio farneticare, il mio pensare, pensavo: ma quando è che una persona ha veramente il potere di essere se stessa? Quando si sente al sicuro. E allora io volevo fare un lavoro che facesse sentire al sicuro le persone. Soltanto facendo la poliziotta
ho potuto capire che la gente non ha bisogno soltanto di sentirsi al sicuro quando cammina per strada, quando è in metropolitana, quando sta seduta sul divano della suocera. Cioè la gente ha bisogno soprattutto di sentirsi al sicuro dentro, cioè di capire quali sono i propri sentimenti. La gente non si conosce. E proprio vive nella totale confusione, e questa è una delle cause principali dell'infelicità. Allora, io questa cosa però l'ho capita facendo la poliziotta, perché più facevo la poliziotta, più capivo che probabilmente non ero esattamente nel posto giusto. Però ci sono io dico sempre: il corpo non mente mai. Cioè, noi non possiamo avere la febbre e dire no, no, sto benissimo, perché ti colla il naso, hai mal di testa, hai dolori, hai il 40 di febbre, cioè hai la febbre, il corpo non mente mai. Cosa voglio dire? Che il corpo si ammala sempre per quello che l'anima non può sopportare. E sapete, ti racconto una cosa inedita che nessuno sa, se non quei 48 commissari di polizia che erano con me il giorno in cui io entrai alla Scuola Superiore di Polizia. Dopo aver vinto il concorso nel 2007, nel 2008 entro a scuola e dopo neanche un'ora che stavo alla Scuola Superiore di Polizia, tenetevi forte, sono svenuta. Aia. Per Cioè, cosa che non mi era mai capitata. Poi la so, chi tensione, per entra, quale motivo? adesso te lo racconto. Chi entra in polizia viene rivoltato come un calzino, cioè fai un sacco di prove fisiche, cioè se hai un tatuaggio non entri, poi dentro te ne puoi fare 250, però prima di Sì. entrare devi essere perfetto, ok? Fai delle Ok. prove fisiche che adesso so che sono state alleggerite, ma insomma ai miei tempi erano, le donne venivano falcidiate perché erano abbastanza toste come prove fisiche, mi ero allenato un sacco di tempo, insomma, ok. Quindi una che sviene dopo un'ora che è entrata in polizia, cioè, mi portano in sala medica, tutti allarmati, no? Così. Io stessa ero scioccata, ma il mio corpo probabilmente mi stava comunicando quello che io non volevo capire, cioè ho sbagliato tutto. Io ho pensato dove sono finita? Su di me c'erano le scommesse, cioè i miei amici quando sono partita dicevano durerà 2 giorni, durerà 2 ore, durerà 2 settimane, avevano scommesso. Dicevano questa, cioè, mica può reggere, non reggerà mai. Sono sempre stata ribelle. Cioè, mia madre, poverina, l'ho fatta impazzire. Quindi diceva: come può una come lei entrare in polizia? Cioè, cosa ci fa lei in polizia? Non è possibile. Ma io mi ero fissata che dovevo fare quel mestiere lì, perché dovevo far sentire al sicuro le persone. Poi, dopo qualche anno, mi sono resa conto di come stavano le cose. E quindi mi sono resa conto. Cioè, io ho cominciato a sentire un senso di frustrazione importante, perché nonostante facessi una vita bellissima, la vita che forse moltissimi di noi vorrebbero fare, cioè io amavo follemente il mio lavoro, lavoravo anche 72 ore di seguito, cioè volevo fare solo quello, non mi interessava nient'altro, ok? Perché mi sentivo un sacco utile, hai l'adrenalina a palla, cioè gli inseguimenti, gli arresti, cioè sono cose che vedi nei film, ma si fanno anche nella realtà, qualche volta almeno succede, soprattutto se stai alla squadra mobile di Roma, succede. Quindi avevo questa vita bellissima, ma io ero profondamente infelice. Profondamente infelice. Tutti mi dicevano, le persone più vicine, sei in carriera, sei bella, sei giovane, ma cosa ti manca? Hai un successo dopo l'altro? E io dicevo, ma io sto malissimo. Tant'è che a un certo punto mi sono anche schiantata contro un palo con la moto, ci cioè, vedete un po'. Perché? Perché? Perché fondamentalmente io dicevo, ma io chi aiuto? Ma chi sto aiutando? Io aiuto quei due fortunati che mi passano la telefonata, chiamano, arriviamo noi, il tuo cane è meraviglioso, anch'io ho un cane, ma di là. E quindi io mi sentivo come se non facessi abbastanza, ok? Cioè mi dicevo, io aiuto soltanto quelli che si rivolgono a me e neanche sempre riesco ad aiutarli, perché non è che un buon poliziotto può fare tutto, perché è una sinergia, un'indagine. Cioè, non solo fra poliziotti, anche con la magistratura, ci vuole, insomma, è tutto un sistema complesso. Poi in un paese come l'Italia, potete immaginare. Certo. E allora lì sono tornata alla mia più vecchia passione, che è sempre stata quella dell'arte e della scrittura, che avevo abbandonato. Ho scritto il mio secondo libro. Ho detto, vabbè, metto un libro dove metto un sacco di consigli, dove posso aiutare un sacco di gente, nella mia testa, sempre un po' fuori luogo, direi. Ovviamente mi sono scontrata con la realtà delle case editrici, della gente che non legge, della promozione di un libro, eccetera. Ho venduto quelle scarse 1.000 copie e io mi sentivo ancora più frustrata, perché dicevo, boh, cioè. E poi è successo qualcosa che si chiama Covid. Sì. E lì con la pandemia, è come se
Io che vivevo nella mia torre dorata, in una torre meravigliosa, mi sentivo, io dico sempre, io sono una che scherza sempre, che ironizza molto, mi sentivo come Rapunzel, il cartone animato, no? Della principessa chiusa nella torre che fa una vita bellissima, ma il mondo non lo conosce. E io ero così, cioè il mondo non conosceva me, ma io non conoscevo il mondo. Ogni tanto guardavo dalle grate della mia prigione, perché in fondo ero in prigione, finché un giorno è arrivata una persona che mi ha detto: vuoi far vedere chi sei? Perché lui aveva intravisto chi ero, dal mio libro, da come sono, da chi mi conosce in privato sa come sono, almeno un po', un minimo. E io ci ho pensato poco, sicuramente, ma anche se ci avessi pensato di più, ho pensato a un'occasione del genere che mi aprono la cella quando più mi capita. E per me l'apertura di quella cella è stata salire su quel palco. E quando tu sali sul palco non puoi mica tornare indietro, cioè non puoi tornare indietro. Certo, Cioè, nel senso che non è ormai che sei lì, potevo ormai ti riavolgere il tocca. nastro, perché no, in realtà mi hanno chiesto di pentirmi. Cioè, in realtà volevano Ah farla sì? finire a Taraluce, sì, volevano farla finire a Taraluce il vino. Cioè, mi hanno mandato tanti, tante persone della serie pentiti, pentiti, mi sentivo molto Giordano Bruno e dicevo, devo essere Giordano Bruno Galileo, ma io sono Giordano Bruno, non sono Galileo. Quindi ho detto, ma io morirò bruciata, buttatemi in galera, buttate via la chiave. Ma io non torno indietro, ma anche perché ero convinta, io quando sono convinta vado avanti. Quindi ho fatto tantissimi errori, sì, ma io mi reputo la regina degli errori, ne ho fatti tantissimi, ma sono orgogliosa dei miei errori, perché noi viviamo in una società che è tutto un inganno. E anche questa cosa, questa mania che non bisogna sbagliare, non bisogna chiedere scusa e bisogna essere perfetti, è un'altra delle tante menzogne a cui ci educano. C'è un detto tibetano che io amo moltissimo, che dice: il monaco che sbaglia strada torna con più riso. Cosa vuol dire? Che quando tu sbagli strada, incontri più persone sul tuo percorso che possono riempire la tua ciotola di riso. Quindi tu ti arricchisci. Quindi quello che agli occhi esterni sembra un errore in questo mondo di dualità e di inganno, in realtà ti fa ricco. Io mi sento una persona ricca perché scherzando. Dico, cavolo, questo ce l'ho, questo ce l'ho, questo. Cioè, ho fatto tanti errori che mi hanno insegnato tantissimo. Se io non avessi sbattuto la faccia, e non solo la faccia, e preso delle delusioni incredibili, come probabilmente sono stata io una delusione incredibile per tante persone, e io non avrei capito niente. Perché le cose, fino a quando non ti sbucci le ginocchia, non le capisci. È banale, ma fino a quando non mangi il cioccolato, ti possono spiegare fino a domani mattina come è il sapore del cioccolato, ma tu non lo conoscerai mai. Cioè, un conto è raccontarti la vita di un altro, un conto è viverla. Tu hai avuto, quando poi è successo tutto questo, hai avuto la sensazione che i tuoi colleghi, anche superiori, che sensazione hai avuto rispetto ai tuoi colleghi superiori, anche Sai magari come si collegati un po' alla dice? politica, al giornalismo e a quant'altro? Loro erano consapevoli di ingannare le persone, di vessare le persone, di Oh, bella disinformare le domanda. persone? O obbedivano regolarmente senza domandarsi nulla, per loro era solamente dovere. È una bellissima domanda. Io ti rispondo con i fatti. Il 14 agosto, quando entrò in vigore stava per entrare in vigore il Green Pass per le messe di polizia, io stavo in una struttura dove eravamo un sacco di persone, tante tante, e andavamo in mensa ed eravamo tutti vivi, no? Quindi anche per questo io non è che sono un genio, mi resi conto che nella narrazione sul Covid c'era qualcosa che non andava, no? Perché dicevo, ma qua è un virus così potente, noi senza mascherine, senza niente, vicini vicini, tutti vivi, ma che strano. Quando io feci la mia prima battaglia per le mense delle forze dell'ordine, quel giorno non entrammo in mensa in due. E io rimasi interdetta. Lì fu uno dei miei primi fallimenti, no? Dissi, ma come? Cioè, gli altri entrano, se ne fregano. Cioè, questi vogliono la tessera. Per me era una cosa inaccettabile, che voglio dire, una cosa piccola rispetto a tutto quello che ci hanno fatto dopo. Però già quello per me era inaccettabile, già molte altre cose prima erano state inaccettabili. Questa tua domanda mi fa venire in mente quella frase che disse un comandante dell'SS quando gli chiesero la stessa cosa, gli chiesero se lui era pentito, che cosa provava quando doveva portare gli ebrei nei campi di concentramento. E lui disse: io eseguivo gli ordini.
Eseguivo gli Noi ordini. siamo educati, noi siamo educati a eseguire gli ordini. E Sì, poi certo, questo è abbiamo un quello che si problema. può dire, però questo è un'altra, scusami, questo è quello che si può dire davanti a una giuria, è quello che si può. Ma tu vivevi lì con loro, li sentivi, ci parlavi, Ma annusavi io l'atmosfera. Queste persone erano consapevoli di obbedire. Erano l'atmosfera, consapevoli di essere i nuovi gerarca nazisti o non lo erano? no, Oppure. no, 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 la maggior parte non lo erano. Secondo me la maggior parte non lo erano, ma ti dirò di più, la maggior parte non parla, non manifesta. Cioè, non so come dire, sai quella frase di Jung che è bellissima, che dice la maggior parte della gente giudica ma non pensa. Perché giudicare è più facile che pensare. Se anche l'avessero pensata come me, chi è che rinuncia allo stipendio? Chi è che rinuncia alla carriera? Anche se c'hai 20.000 euro in banca e puoi vivere tranquillamente per un sacco di tempo, ok? E poi la carriera come la fai? Cioè, l'abbiamo visto che cosa è successo in Italia. L'abbiamo visto in tutte le categorie, Certo, soprattutto nei certo, certo, medici. certo. Cioè, quando io no, a me non piace parlare di me, stasera mi stai costringendo e va bene, lo faccio volentieri con te, però Per me è molto interessante, insomma, io sono stata chi è, vorrei censurata. capire chi è che sarebbe capace di andare su un palco e fare quello che hai fatto te nella tua posizione. Non c'è tanta gente capace di fare questo, perché No, il tuo io allora personaggio guarda, io non sono è molto un'eroina. interessante. Allora, io non sono No, cioè. un'eroina. Io avevo un certificato di esenzione vaccinale in borsetta, che molti giornalisti italiani hanno visto perché non ci credevano e gliel'ho fatto vedere. Quindi io stavo benissimo nel posto di lavoro dove stavo, ero molto stimata, andavo d'accordissimo con i miei superiori, col mio capo, quindi io non avevo motivi di lottare contro questa tessera e contro quello che stava accadendo. Non avevo motivi, perché probabilmente a me non me l'avrebbero neanche mai chiesto il Green Pass, perché avevo un ruolo importante, perché comunque gli altri si erano già uniformati, quindi insomma, pure se una non si uniforma, che cosa vuoi che fastidio dà? Non dà nessun fastidio, nessuno lo sa, posto così. Per me era inaccettabile, ma io sono sempre stata così. Se voi parlaste con mia madre direbbe che ha perso 20 anni della sua vita per colpa mia, perché io mi finivo nei casini, venivo sospesa, venivo mandata dal preside, perché come dire, mi mettevo nelle situazioni in cui non erano fatti miei. Dovevo farmi i fatti miei e mi facevo sorprendere io, non so come dire, perché ho sempre avuto questo carattere che quello che non è giusto io lo devo dire. Un po' in questo ti assomiglio, eh? Tu pensi delle cose e Sì, le devi dire. Ok, sì. ora io ho fatto quel gesto, non l'ho fatto pensando libererò il mio paese, l'ho fatto perché per me era inaccettabile vivere in un paese dove ci fosse una tessera del genere e delle regole del genere. E soprattutto io avevo giurato di difendere e di far sentire al sicuro tutti i cittadini italiani, non alcuni, non un quarto. E io ho detto, ma io non posso, perché ho detto, se mai domani mi dicono che devo andare a controllare io questa tessera, io non lo farò mai. Cioè, e quindi è meglio che lo dico subito, così ci togliamo dall'imbarazzo, magari qualcun altro mi ascolta, mi segue, metto in guardia qualcuno, perché io sapevo che molte delle cose che stavo dicendo molta gente non le sapeva. E questo poi mi è Certo. stato confermato. Però che che il siero magico avesse delle difficoltà già si sapeva. Ecco, non è che è una cosa. Adesso arrivano tutti i paladini della giustizia che si sono tutti svegliati quando sono stati sospesi, quando gli hanno toccato il loro portafoglio, quando gli hanno fatto il procedimentino disciplinare finto, eccetera. Allora si sono tutti svegliati, sono tutti diventati eroi, ma in realtà dormivano tutti prima. E allora io dico, tornate a dormire, che tanto non avete smosso una virgola se non allargato i vostri portafogli. Non lo dico con cattiveria né per giudicare, però la gente deve imparare a discernere. Quando a me dicono che io sono una gatekeeper, non vi funziona la testa. Cioè, fatevi guardare da un bravo medico, perché avete dei problemi seri, ve lo dico veramente con molto affetto, perché se un gatekeeper subisce 7 procedimenti disciplinari e fa tutti gli errori che ho fatto io, e ne ho fatti una caterva, stiamo qua fino a domani mattina se dobbiamo elencare solo quelli pubblici, da Venere vincerà, la politica, ho fatto un video dove non ho spiegato delle cose e quindi non si capiva niente, perché io dicevo dovete venire con la mascherina in piazza, quando poi in piazza non c'era nessuno la mascherina. La gente non lo sa perché ho fatto determinate cose, ok? Sono stata calunniata, diffamata, eccetera. Però tutto questo per dire che cosa? Sono stata licenziata 2 volte in 2 mesi. Qualcuno dice adesso lavoro ai servizi segreti. Ma scusatemi, come faccio a lavorare ai servizi segreti che la mia faccia la conoscono tutti? Sono pure invecchiata, che sembra che in questi 3 anni mi hanno ammazzato praticamente. Ero più carina quando ero sul palco, diciamo. Io drammatizzo sempre, scherzo sempre.
come potete vedere, ma sono fatta così. Poi se uno mi ama bene, se non mi ama, va bene lo stesso. Va bene, ora però Intanto. tu in 30 secondi c'erano delle domande che ti volevo fare e hai già risposto. Cioè, dimmi. Ti volevo chiedere, ma tu sei una gatekeeper? Che bella Vai già. domanda. Ho già risposto, ma cioè, boh, a me veramente fa ridere. Io adesso scherzo sempre, nessuno si sente offeso se ho usato un'espressione forte. Però voglio dire, come faccio ad essere una gatekeeper che neanche più la televisione mi vuole? Cioè, prima mi invitavano tutti, è vero, io ho detto di no praticamente a tutti, ma non mi vuole più nessuno. Anche quando sono stata licenziata, hanno fatto pure fatica a dirlo. Del secondo licenziamento praticamente non l'ha detto nessuno. Cioè, boh, è un po' strano, no? Una gatekeeper così, così Sì, no. massacrata. E per quanto riguarda invece questa storia di Venere vincerà, vuoi dire, vuoi approfondire un attimino? Questo è stato Hai parlato di un'altra. sbaglio, mi sembra interessante che lo definisci così. Che cosa puoi Sì, è dirci di più stato un rispetto a altro questo? errore, nel senso che io credo tantissimo nell'energia femminile. Io credo in una cosa che poi si avvicina molto al lavoro che faccio oggi. Io nasco atea, agnostica e iperrazionale. Quindi io non posso occuparmi di spiritualità se non in una chiave estremamente razionale, cioè io ho bisogno delle prove. Che cosa vuol dire questa frase? Vuol dire che quando io parlavo di energia femminile intendevo dire una cosa semplicissima, cioè la maggior parte delle persone oggi vivono in maniera triste e molto infelici perché noi viviamo quasi tutti nella razionalità, cioè nella pura materialità, ok? Nell'emisfero destro, per capirci. Quando io dicevo cominciamo ad attivare l'emisfero destro, scusate, no, volevo dire sinistro prima, quello della razionalità è il sinistro, scusate. L'emisfero destro è quello dell'energia femminile, quello che noi dovremmo riattivare. Cioè noi abbiamo metà testa, appunto la parte destra, che è deputata alla conoscenza del mondo mistico, invisibile, ok? È il cosiddetto energia femminile. Allora io, imboccata da un uomo, di cui non farò il nome, che mi ha letteralmente così. Un po', non vorrei dire circuito, però io sono stata sempre molto ingenua. Adesso lo sono molto meno, però lo sono stata moltissimo. Perché purtroppo tutti noi, non solo io, tutti, tendiamo, almeno nella prima parte della nostra vita, a mettere agli altri addosso noi stessi. Cioè, praticamente sono tutti dei nostri specchi. E quindi vediamo i nostri difetti sugli altri, ma vediamo anche i nostri pregi. Essendo io, almeno reputandomi una persona trasparente, pensavo che tutti lo fossero con me, ma chiaramente così non è, e quindi ho preso le mie porte in faccia. Quindi mi hanno, come dire, suggerito alcuni uomini, uno in particolare, ma accompagnato, cioè il gatto e la volpe, accompagnato poi da un codazzo di altri che volevano guadagnare sfruttando la mia immagine, e ci sono anche riusciti per un po' di tempo. E io ci sono caduta con tutte le scarpe, ok? Se non che dopo poco che ero entrata in questo progetto, mi sono resa conto che io facevo un discorso, fra virgolette, spirituale e neuroscientifico, quindi sincronia degli emisferi cerebrali, equilibrio, cambiamo il mondo, eccetera, eccetera, tante belle illusioni, perché non avevo proprio capito che per cambiare l'esterno bisogna cambiare l'interno. Credetemi, lo sapevo in teoria, ma in pratica non lo sapevo. E mi sono resa conto, ma già prima di quella benedetta manifestazione di novembre 2021, del 7 novembre, che avevo fatto un gran casino, un enorme casino. Quindi c'era una parte di me che voleva veramente darsi morta. Ho detto, vabbè, adesso mi do morta, malata, dico che sono morta prima del 7 novembre, così si annulla questa manifestazione. Ma non potevo farlo, perché c'era una marea di gente che aveva prenotato gli alberghi, e prenotato le corriere, aveva fatto di tutto per venire a questa manifestazione. Quindi io avevo un senso di responsabilità enorme, ok? Senza considerare poi quell'onda mediatica che mi aveva letteralmente travolto. Io ero una persona, fra virgolette, normale. Quindi guardate che non è facile tornare a casa e trovarsi 10 giornalisti sotto casa e essere inseguiti dovunque vai, persino al parco, e il telefono che non smette più di suonare. Cioè, è veramente stato un incubo. Se non che decido, vabbè, di fare questa manifestazione. Il venerdì, la manifestazione era la domenica a Firenze. Il venerdì io ricevo una PEC dalla questura di Firenze che mi diceva, questo non lo sa nessuno se non le persone che sono salite su quel palco con me, e nonostante molte di loro abbiano letto quella PEC, sono riuscita a parlare male di me pubblicamente. Cioè, per farvi capire come funziona, vabbè, funziona così, amen. E a dire che io insomma ero una gatekeeper, persino la gente che è salita sul palco della mia manifestazione, perché poi
quella manifestazione la gente è venuta essenzialmente perché la stavo organizzando io. Ok. Bene. Dicevano che o io avvisavo tutti quanti che dovevano venire mascherati e mantenendo il distanziamento, o la manifestazione veniva annullata. Io mi ha preso il panico. Ho detto, cioè, come faccio? Cioè, ero in panico totale perché io so come funziona annullare una manifestazione. Quindi venivamo tutti arrestati. Cioè, diventava una manifestazione non autorizzata. Quindi ho detto, no, non posso mica far arrestare. Certo, non sapevo quanta gente ci sarebbe stata. Un'enormità. Sì, Io mi certo. sono spaventata quando sono scesa dalla macchina perché pioveva, diluviava, abbiamo avuto 3.000 problemi. Insomma, ho fatto quel video dove senza raccontare della PEC dicevo, ma facendo ben capire come sottotesto, che non sarebbe stato così, tant'è che quando noi siamo arrivati in piazza, a me interessava che quella manifestazione restasse autorizzata, in modo tale che nessuno venisse arrestato per colpa mia. Cioè, rendetevi conto i titoli dei giornali e anche la delusione che avrei causato alla gente, oltre al dolore, gli avvocati, le spese. Cioè, 50.000 persone arrestate per colpa di un vicequestore. Cioè, voi vi immaginate, no? Cioè, una cosa. Quindi non potevo permettermelo e ho deciso di fare quel video. Come sono andate le cose? Che ovviamente la controparte non se l'aspettava. Quindi la manifestazione è rimasta autorizzata. Quando la polizia mi ha intimato diverse volte distanziamento e mascherine, diverse volte, ma se io non sentivo, non sentivo. Se io sono sorda, sono sorda. Al massimo avrebbero denunciato me. Non so se mi spiego. Cioè, Certo. ma gli estremi, estremi rimedi. Quindi alla fine in piazza non c'era un mascherato, eravamo tutti vicini vicini perché diluviava, non si sentiva niente, eravamo isolati, non c'era rete internet, non c'era rete telefonica, non funzionava niente. È probabile che ci fosse un jammer, un disturbatore di frequenza, non lo so con certezza. Fatto sta che nessuno ha potuto riprendere quella manifestazione, se non dei brevissimi stralci, dei brevissimi stralci, ed eravamo tutti isolati. Finisce la manifestazione per disperazione, perché a un certo punto io ho chiuso per disperazione, perché tanto non si sentiva niente. Quando avevamo fatto le prove con una cantante, Petra Magoni, 5 minuti prima di iniziare, e si sentiva fino a Firenze Centro, praticamente, perché ci avevano spedito a Piazzale Michelangelo, ovviamente per non dare fastidio. Morale della favola, i microfoni hanno cominciato a rifunzionare, la rete internet è tornata la rete telefonica, ma questo ve lo possono testimoniare le altre 50.000 persone che erano in piazza con me. E ci sono le foto, per fortuna, di quella distesa colorata di ombrelli che comunque rimarrà nel cuore di tanti, perché ci abbiamo creduto, perché io stessa, nonostante sapessi che quel progetto era già diventato un'altra cosa, perché non c'erano degli intenti puri, non in tutti. Cioè, qualcuno l'intento puro ce l'aveva, non è che solo io ce l'avevo, anche altre ce l'avevano. Però è stato un grande errore, perché non si costruisce un cambiamento sull'onda dell'emotività, su un successo temporaneo e passeggero. In fondo io sono diventato un fenomeno mediatico perché tutte le televisioni e tutti i giornali hanno parlato di me, se no nessuno mi avrebbe mai conosciuto. Certo. Quindi il potere, Allora, il quarto potere, il famoso quarto potere di cui parlava Orwell, no? Cioè, alla fine è la televisione, ma insomma l'abbiamo vissuto con la pandemenza, no? tu hai avuto a che fare con tutti questi giornalisti, tu avendo a che fare con tutti questi giornalisti che veramente hanno scritto di te e tutti i giornali del mondo praticamente, però hai proprio ti sei rapportata con innumerevoli giornalisti, hai mai avuto il sentore che loro sapessero di mentire, sapessero di disinformare, o erano robottini inconsapevoli anche loro? Allora, io ho incontrato tanti giornalisti, anche stranieri, e qualcuno ho avuto la sensazione, una mia percezione, chiaramente non posso averne certezza, qualcuno ha avuto la sensazione che proprio non riuscisse a capire, cioè che non riusciva a capire perché io stessi buttando tutto nel cesso per un ideale, cioè sembrava una psicopatica, quindi mi dicevano, secondo noi tu non stai bene di testa, Però perché al di là del tuo ideale e di te stessa, loro, secondo te, erano coscienti del fatto che stavano aiutando sì, un'organizzazione qualcuno sì. criminale Sì, per qualcuno sì. Sì. poter vessare l'umanità con questo? Sì, cosa? Per Erano me sì. Per consapevoli? Lo me so. sì. Per me sì. Ok. Per me qualcuno sì. Qualcuno sì. Perché dalle cose Qualcuno che mi ha sì, fatto certo.
Qualcuno sì, perché dalle cose che mi ha detto, io, questo ripeto, non faccio i nomi, non posso, verrei querelata domani mattina, ma questa è la mia impressione, che qualcuno lo sapesse molto bene, ma sempre per il dio denaro, il dio potere, doveva chinare la testa, sempre gli stessi motivi, cioè il mondo su quello Hai si mai regge. avuto la sensazione che, molte di che alcuni di questi perlomeno stessero male in quella situazione o in qualche modo se la facevano andare giù perché comunque hanno un livello di coscienza molto molto ridotto, come dire, Io non ho visto nessuno stare male. nessuno Io stare male. personalmente non l'ho visto nessuno stare male. Prendersi gioco di me sì, però stare Sì. male non, no, francamente no. Cioè, giornalisti, politici, alte cariche che si sentissero scomodi nel fare ciò che stavano facendo. No. Hai avuto, mai avuto questa percezione? Questo mi No. interessa molto a me. No, No. Mai. Devo essere sincera, mai. eh? Erano totalmente a loro agio in quel. Ho avuto la sensazione che mi chiudessero il microfono, sì. Cioè che molte volte, nonostante usassero la mia popolarità, perché facevo share in quel momento, perché ero il fenomeno da baraccone, quella in carriera che aveva un posto molto importante, perché non ero il vicequestore dell'ultimo paesino italiano, e quindi che usassero la storia, però che io potessi arrivare fino a un certo punto. Cioè, nemmeno, non era consentito nemmeno a me, che tanto avrei fatto una brutta fine, dire tutto. Non so se mi spiego. Cioè, anche Certo. quelli che sembrano, e tante volte no, ce lo chiediamo, come perché alcune trasmissioni possono dire determinate cose? Perché tanto le possono dire fino a un certo punto, perché tanto non danno fastidio. Se dessero fastidio, li chiuderebbero. Tu hai la sensazione che gli autori di questi programmi abbiano dei paletti di cui sono consapevoli o Sì. sono già inseriti in se stessi questi paletti? Si sa che non andranno più di lì. Come funziona Sono secondo tutte, te? per me sono entrambe le cose insieme. Entrambe le Ripeto, cose. queste sono sempre le mie opinioni, Sì, però sì, sì. cioè, non so come dire, a volte c'è la parola di circostanza, che brava, oh, come l'ammiro, ma è tutta menzogna. Cioè, nel senso che noi viviamo nella menzogna, cioè, scusami, Claude, noi viviamo in un mondo in cui la guerra è chiamata missione di pace, in cui la propaganda di governo è chiamata informazione, in cui la deportazione degli uomini con l'inganno è chiamata migrazione economica, in cui la dittatura è chiamata democrazia. Cioè il nostro mondo, posso andare avanti fino a domani mattina, il nostro mondo è tutto alla rovescia. Io che il mondo è alla rovescia, lo dico, o meno, l'ho scritto nel 2020, ma lo dico da sempre. Cioè nel senso che, come fai a non vederlo? Quelli che dicono, a me fanno un po' paura perché non li capisco. Quelli che dicono il mondo è bellissimo, il mondo è perfetto, tutto è amore. A me vengono i capelli dritti. Dico, ma Sì, dov'è? Ma sto mondo dov'è? Dove sta? Ma cioè io non lo vedo. Cioè io vedo un mondo terribile. Sarà che sono stata anche alla squadra mobile di Roma e di cose atroci che neanche riesco a raccontare, ne ho viste tante. Ma certo. io penso che ognuno di noi debba cercare di costruirsi il proprio angolo di felicità. Questo sì. Questo sì, però dire che questo mondo è perfetto così com'è, a me mette paura. Non so a te. Beh, no, a me io non ho paura, proprio sinceramente non ho paura di. Però è chiaro che riconosco che il mondo ha. Tutto quello che hai detto lo riconosco, però non mi fa paura, non ho paura, se no non sarei qua a fare. Non ho paura. Però è chiaro che, certo, per modo di dire, sì, è chiaro, per modo di dire, certo che mette paura. È un mondo assurdo, però è anche molto interessante. Per me è molto interessante questo mondo proprio perché è così assurdo, proprio perché è così folle. È molto interessante da quel punto di vista. Dal punto di vista, come dire, uno psichiatra, uno psicologo trova molto interessanti le storie che gli raccontano i suoi pazienti. Ecco, io allo stesso modo osservo il mondo. Per me è molto interessante lo psicopenitenziario in cui ci troviamo. Maledetto, perché anch'io dico sempre che viviamo in uno psicopenitenziario. Questa non la sapevo che la Così. dicevi pure tu, vedi, lo diciamo in tanti. Metti. E Certo. infatti mi sto laureando in psicologia clinica anche per alcuni progetti che ho in mente, che riguardano proprio quello che dicevi tu, tra l'altro, lo studio. Mi piace studiare, mi piace osservare, capire, come Capisco. dire, capisci? Per cui sì, supero la paura con questa curiosità, tanto sono di passaggio, ecco.
sono uno straniero di passaggio, niente di più. C'è un'altra domanda che ora volevo farti, che hanno scritto, l'ho messa qua in sovraimpressione già da un po'. Tanto io non vedo. Tu hai rapporti occulti con il Vaticano? Sei. Questa è Se, bellissima. vorrei Allora, sapere se tu hai rapporti occulti con il Vaticano, se ti manda al Vaticano per fare delle strane operazioni. Allora, nel lontano 2018 sono stata chiamata al telefono dal cardinal Ravasi del Vaticano. Ok? Quando mi chiamò, siccome mi hanno telefonato anche molti politici negli anni, io ogni volta che mi arrivava una telefonata di questo tipo, pensavo sempre che fosse uno scherzo. Quindi io rispondevo sempre, sì, io sono Santa Maria Goretti. E questo mi disse, no, guardi, io sono veramente chi dico di essere. Insomma, ve la faccio breve. Sono stata chiamata, scelta a far parte del, scusate, vediamo se mi ricordo tutto il nome per intero, della consulta femminile del Pontificio Consiglio della Cultura, uno scioglilingua. Doveva essere dal 2019 al 2023, ok? Sono stata cacciata, se lo volete sapere, anche da lì, oltre a essere stata censurata anche da lì, e vi spiego anche perché, nel senso che quando ovviamente mi chiamarono, io rimasi scioccata, andai al Vaticano, quindi conosco tante cose, ho visto tante cose, non solo per lavoro, anche per queste chiamate che ho ricevuto, ho visto tanto, vabbè, sto zitta. Ho visto tante cose, mettiamola così, e ovviamente nella mia ingenuità, era lontano 2018, io accettai, perché io dissi, guardate che però io non credo nella Chiesa, no, ma noi non la chiamiamo perché lei deve diffondere il cristianesimo, cioè, no, perché io non ci credo veramente, non vado in chiesa, non sono manco. Allora, però mi ha detto, no, no, guardi, noi scegliamo le donne che per noi si sono distinte nella società. Praticamente loro mi conobbero perché uno dei miei libri aveva vinto un premio importante. E quindi loro mi conobbero così, Books for Peace, e mi chiamarono per i miei risultati professionali e per quel libro. Tutto andò relativamente bene, ci abbiamo fatto due riunioni, fino al Covid. E al Covid ovviamente sono arrivati i problemi. Perché? Perché durante il periodo Covid tutto fu sospeso, mi fu chiesto di scrivere quello che pensavo sul Covid. Io lo scrissi sotto forma di poesia, la mandai, convinta che quello scritto servisse per una delle riviste interne del Vaticano. La pubblicarono sul sito del Vaticano. Non sto scherzando, eh? Una poesia chiaramente complottista, okay? Che trovate sempre sul mio canale Covid, si chiama Covid-19, ve la cercate e sicuramente vi esce. Così capite il testo, perché sul sito del Vaticano non trovate più né me né la poesia. Perché dopo poco, sul sito del Vaticano, fu scritto che io ero stata espulsa dal Pontificio Consiglio della Cultura, perché diffondevo fake news, questo era il senso. Forse l'ho trovata ancora scritto, credo. Se cercate Alessandra Scolirò, forse l'ho trovata ancora. Dopodiché ci fu un enorme problema, perché mi dovevano dare il decreto di espulsione. Ma io non potevo andare al Vaticano perché io non usavo il Green Pass. Senza Green Pass al Vaticano non si entrava. E quindi hanno dovuto aspettare che finisse il periodo del Covid, per praticamente poi non si capisce perché mi fu recapitato questo decreto e quindi loro non vedevano l'ora di sbolognarmi. Quindi diciamo che i miei rapporti col Vaticano sono stati molto fugacei, mettiamola così. Quindi ci sono stati, sì, ci sono stati dei rapporti. Molto interessante. Sono stata Però anche premiata se per questo dalla Gendarmeria Vaticana, insomma. tu Non mi sono fatta mancare niente, nel hai una senso vita che. estremamente interessante, E veramente lo so, interessante. cioè nel senso che quando a me, guardate, io racconto tutto col sorriso perché a me fa ridere, però sono cose che mi sono successe, nel senso che mi è successo anche l'unico sequestro di persona che è successo in Italia praticamente dagli anni 70, è successo a me. Pensate, una sera che ero andata a teatro, pensate quando mi arriva la telefonata e mi dicono, dottore, venga perché hanno sequestrato un bambino. E faccio, scusate, guardate, non si vedono i sequestri degli anni 70, no? Cioè, siamo nel 2000. Eravamo nel 2000, penso 15, o 15 o 16, ho detto state scherzando, è uno scherzo, vabbè, insomma ci fu un sequestro. Quindi voglio dire, mi è capitato veramente di tutto. Quindi. Che rapporto hai con i tuoi colleghi poliziotti oggi? Vabbè, Non sono più miei colleghi, ex innanzitutto. colleghi, giustamente, ex colleghi. Infatti, perché non ho fatto una domanda, ex colleghi, giusto, giusto. Allora, con qualcuno molto buono. Diciamo che la maggior parte si sono vaporizzati, per usare un termine caro a Orwell.
come dice una persona di cui non posso fare il nome, ormai non servi più. Quindi con qualcuno gli amici veri sono rimasti, grazie al cielo. Pochi, ma sono pochi quelli, sempre. Quindi non hai più rapporti, diciamo, oggi con il tuo passato, con la tua carriera del Pochi, passato. pochissimi, pochissimissimi, pochi amici. Ci chiedono se è vero che hai scritto un libro canalizzando. Questa storia l'ha messa in giro un mio amico che venne anche al mio matrimonio, che poi fece un video contro di me dicendo che io ero posseduta ed ero satanica, demoniaca. Per farvi capire a chi mi accompagno, a proposito di errori. Ma io voglio molto bene a questa persona, eh? Nel senso che posso anche fare il suo nome, perché penso che poi a volte sono le situazioni che ci trascinano. Io credo che tutti canalizziamo, o meglio, diciamo che molte persone hanno questa possibilità, almeno il 20% dell'umanità ha questa possibilità, solo che non sa usare il proprio potere. Quindi il futuro si può conoscere? Sì, a volte sì. Puoi conoscere la vita delle persone senza che loro te la raccontino? Sì, a volte sì. Puoi prevedere quello che accadrà? Chi mi segue lo sa. Era il settembre del 2025 quando dissi, scusate, il 2025 sono fusa, del 2020 o 2021 in cui dissi, Ventuno. guardate che metteranno l'obbligo vaccinale per i sanitari, gli insegnanti e le forze dell'ordine, così fu, lo scrissi, è scritto. Ma non è che ci voleva una sfera di cristallo, a volte basta un po' di logica. E poi, ripeto, esiste il male? Sì, esiste il bene? Sì, esiste solo questa materia, grazie a Dio? No. E quindi ci si può connettere con il 97-95% del mondo che è invisibile? Certo, tutti lo possono fare? No, se impari a farlo. Sei perseverante, costante, lo puoi fare e canalizzi. Leggiamo ancora questa domanda, poi io ho un sacco di domande da farti, sia sul tuo passato che sul tuo presente. I giorni successivi a ciò che accadde su quel palco, come hai incominciato a vivere la tua nuova avventura? Com'è stato il processo? Un errore dopo l'altro. Se dovessimo mettere un titolo, lo metterei così. Nel senso che sono scesa da quel palco e devo essere sincera, ci furono due sindacalisti anche molto importanti, di un sindacato chiaramente minore, che poi è sempre stato, fra virgolette, dalla nostra parte, che mi disse che mi avrebbe fatto la nomina retrodatata di dirigente sindacale in modo tale che non avrei mai perso il lavoro. Voi sapete che nelle forze dell'ordine, se sei dirigente, puoi dire e fare quello che vuoi, sindacale intendo, ok? Se no, vieni massacrato. Secondo voi io cosa risposi? Così, a occhio e croce. Ovviamente dissi di no. Perché? Perché secondo voi io, che non avrei mai potuto accettare il falso vaccino, il falso Green Pass, potevo accettare una nomina falsa, retrodatata? No. Ovviamente. E quindi, integerrima, dissi di no. Dopodiché mi cominciai ad affidare alle persone sbagliate, perché ti chiamano persone anche molto importanti, anche magistrati, politici, tutti che ti vogliono dare il loro aiuto, la loro copertura. Io non capivo neanche quello che mi sarebbe accaduto, francamente. Poi sentii le dichiarazioni del capo della polizia, del ministro. Poi mi arriverò la prima sospensione, perché io e il mio povero marito ci eravamo fatti i conti. E quindi avevamo detto, vabbè, io mi faccio sospendere dal 15 ottobre, tu campi ancora un po' con i tamponi, poi vediamo, perché vivevamo di stipendio, come tanti italiani. Solo che io sono stata sospesa subito, cioè nel senso che dopo 2 giorni io già ero stata sospesa dal lavoro. E poi lì tornarono i sindacati e io decisi di accettare. Accettai e sono stata il dirigente sindacale. Perché non era retrodatata quella nomina, quindi mi sarei evitata qualche guaio futuro, però diciamo il guaio per il passato ci sarebbe stato, quindi diciamo sarei stata punita, probabilmente non cacciata. Accettai quella nomina e fu la nomina penso più veloce della storia perché rimasi sindacalista, dirigente sindacale per 24 ore. Per farvi capire chi sono io, probabilmente se fossi entrata in Parlamento anche lì sarei durata fra le 12 e le 24 ore. Nel senso che quando il capo di questo sindacato mi disse, adesso che sei entrata a far parte della nostra famiglia,
non devi più fare niente senza che chiedi prima a me il permesso. Io ho detto, scusa, non ho capito. Ho detto, puoi ripetere quello che hai detto, per favore, perché non ho capito. E mi ripese, insomma, ha ripetuto esattamente quello che aveva appena detto e io gli risposi molto candidamente dicendo, cioè, secondo te, una come me, che sale su quel palco, che fa tutto sto casino, poi viene a prendere ordini da te. Cioè, non prendo ordini dal ministro, dal capo della polizia, prendo ordini da te. Cioè, dico, forse non ci siamo capiti. E quindi diedi le dimissioni. E poi una catastrofe dietro l'altra. Cioè, nel senso che veramente io ho sprecato almeno 2 anni. Cioè, il mio tempo trascorreva così. Metà tempo al telefono con tutti i ribelli, pseudo-ribelli, politici, magistrati, giornalisti italiani che avevano idee più o meno strampalate. Io che giravo nella mia macchinetta, a volte accompagnata da mio marito, a volte da sola, in giro per tutta Italia a conoscere tutti, a parlare con tutti, perché dovevo salvare l'Italia nella mia ingenuità, e a farmi esaurire dalle storie di tutti, ma senza, sembravo, cioè, avete presente il bandolo della matassa? A un certo punto ero avvolta io nella matassa, anziché avere le redini, non capivo più, a un certo punto non ho capito più niente. Tant'è che per fortuna mi è venuto il Covid, dico io, che almeno mi ha fermato per un po', almeno per 2 settimane c'è stata la pace, perché ero malata, malata anche seriamente, e quindi per 2 settimane ho respirato, ho detto meno male che mi è arrivato il Covid, così mi riposo un attimo. Poi sono ripartita in quarta e ripeto, non so se dobbiamo elencare tutti gli errori che ho fatto, stiamo qua fino a domani mattina. Però se uno mi dice c'è qualcosa di giusto che hai fatto in quei 2 anni, no, niente. E se uno mi chiede ma qual è stato l'errore più grande che hai fatto? Probabilmente quello che ha caratterizzato tutta la mia vita fino al mio terzo licenziamento e quindi fino, diciamo, alla fine quasi del 2022, fino ad ottobre 2022. Cioè credere più negli altri che in me stessa. Noi Sì. tutti siamo così, eh. Guardate che se io ho una funzione è quella di farvi vedere come in realtà siamo tutti. Cioè noi facciamo dei casini incredibili nella nostra vita perché non abbiamo autostima, perché non abbiamo amor proprio, perché ci educano che noi siamo delle schifezze, che è meglio non conoscerti perché tanto cosa vuoi trovare dentro di te che tanto non vali niente, che se ti va bene qualcosa hai avuto culo, sei stato fortunato, sei stato raccomandato. Io ho una vita che mi sento dire quella è raccomandata e adesso finalmente posso dire ai miei colleghi, essendo io arrivata, non lo dico perché, ecco, non lo dico perché sennò poi dicono che me la tiro, ecco, non lo dico, però diciamo che essendo arrivata molto in alto al concorso in polizia, non avendo nessuno in polizia, dicevano che ero una raccomandata, no? Non che avevo Certo. studiato. Che... poi, vista Talmente la fine che ho anomalo che uno fatto, non può che essere, certo. sì, però, vista la fine che ho fatto, adesso non lo possono più dire, Sì, perché se chiaro, io fossi certo. stata l'amante, la moglie, la figlia di, guardate che io sarei ancora lì dentro, eh? Perché io ero sicura di un fatto, questa è una cosa molto importante. Io non so se chi ci ascolta la sa, chi la sa mi perdoni, però io la devo ripetere. Nel senso che io ero convinta che non avrei mai perso il lavoro. Perché quando ho visto che tanto nessuno si faceva sospendere, che tutti, che c'erano chilometri di fila davanti alle farmacie per farsi il tampone, che tanto si andavano a vaccinare, che il 90 e passa per cento degli italiani si è sierato, io ho detto, vabbè, ma che fastidio do. Sono una povera fallita che ha distrutto solo la sua carriera, cioè Sì. ho forse distrutto la vita a mio marito, però più di questo non ho fatto. Quindi voglio dire, che fastidio do, non mi cacceranno mai. Perché c'erano i condannati per il G8 di Genova, il G8 di Genova, gli hanno dato dei reati gravissimi, sono stati condannati persino dall'Europa che non condanna nessuno, ok? Sì. Quelli là sono tutti dentro e molti sono stati promossi. Hanno dei ruoli importantissimi. Quindi ho detto: scusatemi, hanno provato a sbattermi in galera, non ci sono riusciti. Mi hanno fatto 7 procedimenti disciplinari, mi hanno licenziato 2 volte. Cioè, come fanno a licenziarmi? Invece mi hanno licenziato 2 volte. Cioè, da licenziata sono stata licenziata. Non so se ci rendiamo conto. Domanda tecnica, quando tu andavi a questi procedimenti, avevi la sensazione che ci fosse un margine di ragionevolezza con queste persone o No. come Era parla? esattamente la copia della vita reale, nel senso che noi viviamo una vita di circa 70 anni in media, potremmo vivere una vita di 7 anni, perché la maggior parte delle persone vivono sempre lo stesso giorno,
per almeno 20-30 anni della loro vita. Noi viviamo tutti in un grande loop, in una grande equazione a ripetere. Cioè litighiamo con la nostra fidanzata, con il nostro marito, è come se stessimo litigando con nostra madre o nostro padre. E ci troviamo sempre un capo ufficio che ci odia, veniamo sempre traditi, e ci si capitano sempre le stesse cose. Noi viviamo in un loop, nella equazione a ripetere. Perché? Perché dormiamo. Perché questo è un gioco geniale, la vita. È un gioco. Ok? Chi si sveglia se ne va, chi dorme resta qua. Molto semplice. A me succedeva la stessa cosa. Sette procedimenti disciplinari per lo stesso fatto, perché io ero contraria al Green Pass, perché io ero contraria al vaccino, e quindi sette volte lo stesso processo, con sette volte giudici diversi, più o meno diversi, e io sul banco degli imputati a ripetere sempre le stesse cose. E siamo andati avanti così per un anno. Fino a quando si sono rotti le scatole, hanno detto questa non abiura, questa non è Galileo, mettiamola a rogo, primo licenziamento. Siccome hanno pensato, non sia mai che in Italia dopo 4-5 anni questa ci rientra dalla finestra, che sapete com'è la magistratura in Italia, no? Non è Sì, unitaria, quindi non sia mai qualcuno le dà ragione, facciamole un altro licenziamento, così spende un altro po' di soldi con gli avvocati, un altro po' di soldi con le cause, i tempi si raddoppiano. Ora che le vince una causa passano 10 anni, deve andare in pensione, quindi anche se questa matta dovesse rientrare in polizia non può rientrare perché ora che rientra, cioè, fra una cosa e l'altra, avrà l'età pensionabile, la mandiamo a Canicattì Bagni e poi diciamo che è insana di mente. Insomma, vabbè, sto scherzando ovviamente, no? Sto esagerando, ma insomma, un sei mai fondo di pentita di verità. quello che hai fatto? Assolutamente no. Lo No. rifaresti? Sì, ma perché non l'ho fatto per gli altri? Cioè, sia chiaro questo, chi vi dice che fa le cose per gli altri, vi mente. Noi siamo esseri umani, abbiamo l'ego, tutti quanti. Se anche ci fosse il maestro dei maestri incarnati su questa terra, ripeto, se anche ci fosse, sarebbe incarnato, quindi avrebbe qualche difficoltà, perché si sarebbe scordato che è un maestro, si sarebbe scordato tutto, perché ci sono delle regole in questa realtà. È come un videogiochi, ci sono delle regole, ok? Quindi, se anche ci fosse questo grande maestro, ripeto, io non l'ho ancora visto, però se, come dicono, c'è, magari c'è. Questo poverino, anche lui commetterebbe degli errori. Quando vi dice io ho agito per gli altri, sta mentendo, perché quando io dico io ho sempre voluto aiutare gli altri, è vero, ma non è che voglio aiutare gli altri perché sono Madre Teresa di Calcutta, non lo sono, perché aiutando gli altri io sto bene. Cioè, è sempre egoismo. Io sto bene se faccio qualcosa di buono per gli altri. È il mio carattere, se no non entravo in polizia, rimanevo a fare l'avvocato, lavoravo per la CGIL, tra l'altro, anche. Quindi, insomma, di soldini ne guadagnavo il triplo. Quindi non avevo bisogno di andare a fare la povera in polizia, perché all'inizio non è che guadagni proprio tantissimo. Quindi già mi consideravano pazza perché avevo lasciato l'avvocatura e io lavoravo bene come avvocato, avevo il mio studio, avevo i miei clienti, eccetera, vincevo le mie cause, la parlantina non mi manca, eppure ho lasciato tutto per entrare in polizia. Quindi, ma non è che lo facevo per questo, perché noi agli altri non diamo le nostre parole, diamo quello che siamo, quello che vi arriva di me è la mia energia. Quindi, quando avete paura di essere copiati, perché la gente vive nel terrore di essere copiato, ah, questo l'ho detto io, questo l'ho fatto io, a me fate ricce, cioè, veramente ve lo dico, cioè, lasciate andare. La vostra energia non ve la può copiare nessuno. C'è il copyright su quello. Possono copiare tutte le vostre tecniche, tutto quello che dite, tutto quello che fate. L'energia non si copia, non si tarocca. E io con un mio adesso amico, perché non era un amico, ero una persona estranea, ma adesso la sua intelligenza, un ingegnere, stiamo diventando amici. Stiamo cercando, non so quando e se ci riusciremo, ma quel giorno per me sarà un giorno incredibile. Tenetevi forte di misurare l'energia delle persone, ma non misurarla solo con l'aurometro, Sì. ma con mezzi scientifici. Perché voi immaginate le risate un domani, quando tutti quelli che dicono di fare un lavoro spirituale, ci sarà uno strumento che può misurare la loro energia, quanti di loro si faranno misurare la loro energia e scopriremo che c'è più energia in una banana, in una mela, che in un guru che si fa pagare 4.000 euro per andarlo a sentire a teatro, e ogni riferimento è Bellissimo. puramente casuale, nel senso che anche il soldo ha la sua importanza, nel senso che è certo che anche noi dobbiamo vivere, è chiaro. Certo.
C'è una differenza fra farsi pagare 100 euro e farsi pagare 4.000 euro, o no? A casa mia c'è una differenza, quindi basta, punto. Va bene, comunque vedo che ti arrivano anche tanti tanti complimenti mentre parli, ma io nel senso sono contento che riesci a dire tutte queste cose. Uno, sono contento per il mio canale perché per me è un piacere ospitare un personaggio del genere, e due, anche darti l'opportunità di dire tutte queste cose perché naturalmente hai tante tante cose da dire. E ciò che hai fatto naturalmente non è da tutti, Nandra. Lo sai questo, che quello che hai fatto non è da tutti. Io ti ringrazio, ma preferisco non parlarle perché mi imbarazzo. Perché in realtà io sono anche timida, nel senso che non so come dire, ripeto, nella mia visione io ho fatto quello che era giusto, quello che tutti avrebbero dovuto fare. Per me non ho fatto niente di eccezionale. E non lo dico perché voglio fatti complimenti, perché guarda, questa è una cosa che ci tengo a dire. A me potete dire tutto, cioè a me è stato detto di tutto. Sia in positivo che in negativo, da Santa Giovanna d'Arco a tanto altro di positivo, anche delle cose veramente esilaranti, di quanto sono positive, ad altre terrificanti, ok? Addirittura anche che sono l'amante di Bill Gates, cioè pensa un po', quello può avere le donne più belle del mondo, cioè, perché dovrebbe venire con me? Quindi, cioè, per dire, mi è stato detto di tutto. Ma io non mi arrabbio, ma fondamentalmente è un consiglio che do a tutti quanti. Quando qualcuno vi offende, qualcuno potrebbe dire, ma tu hai fatto però dei video in cui ti difendevi. Guardate, io quel video l'ho fatto per il mio migliore amico, per mio marito, per mia madre, per la mia migliore amica, ok? Perché soffrivano a vedermi riempita di insulti, ok? Allora io, come segno di quasi riconoscenza nei loro confronti, ho fatto quel video. A me non mi interessa di quello che dite, nel bene e nel male. Cioè, se mi dite cose positive, mi può far piacere quel secondo, ma ho imparato a non fidarmi delle parole. Perché per me contano i fatti, per quello sono salita su quel palco. Cioè le parole stanno veramente a zero. Cioè se le parole non corrispondono ai fatti, qua questo paese va a fondo perché si parla e basta, si fanno solo chiacchiere e poi non c'è un fatto. Ok? Allora qualcuno doveva agire, poi l'ho fatto io. Punto. Ok? Allora, quando qualcuno parla male di voi, dovete pensare due cose. Cioè in realtà ne potreste pensare molte altre, ma ve ne dico due delle tante che potreste pensare. La prima è: quando spremete un limone, cosa vi esce dal limone? Succo di mela? Melograno? Arancio? Succo di limone? Acido? Limone? Quando qualcuno vi dice qualcosa di negativo, non sta mica parlando di voi. Non ci conosciamo noi? E un'altra persona ha il potere di conoscere me? Cioè non mi conosco io e mi conosce un altro? Già qua c'è qualcosa che non va. Ma non solo. Mi conosce così bene da vedere i miei difetti, la famosa trave nel proprio occhio che non si vede, ma si vede com'era, non me lo ricordo manco, figurati, la La pagliuzza pagliuzza, nell'occhio altrui si la pagliuzza. vede. Esatto. Allora, per dire che cosa? Dal limone esce limone. Quindi quando qualcuno vi dice fate schifo, sei una gatekeeper, sei tutta rifatta, sei, non so, non mi vengono neanche in mente le cose che mi dicono, sei una mignota, vabbè, questa, tante altre, ecco, è roba loro, non è roba mia. Cioè, è succo di limone. Loro sono dei limoni e da quel limone quello esce. Prima cosa. Seconda cosa. Ma che vi importa di quello che dicono gli altri? Cioè, voi pensate davvero che tutta questa roba sia così importante? Cioè, che la nostra vita sia così importante? Cioè, non so come dire, togliete importanza alla vostra esistenza. Se anche qualcuno pensa male di voi, non è la fine del mondo. È un gioco. La cosa vera non è qui. Noi non moriamo, o meglio, qualcuno, è un discorso complesso quello della morte. Qualcuno muore, qualcuno è già Ancora ne morto parleremo. e non lo sa. Sì, qualcuno è già morto e cammina da morto vivendo. Ok, tu hai deciso di affossare il tuo canale stasera, perché io non sono così convinta di piacere molto alla gente, nel senso io ti ringrazio per la fiducia, A me però piacciono molto. io mi dissocio dalle responsabilità, perché tu hai un canale nuovo. Io non ho tempo di vedere, però prima di accettare il tuo graditissimo invito ho guardato, ho seguito qualcosa e mi è piaciuta una cosa, quindi io non faccio quasi mai complimenti, te li faccio per un motivo, perché tu hai la capacità, stai avendo la capacità di portare tante persone che la pensano non tutte allo stesso modo, leggermente diverse,
in modo diverso, però tutte hanno un obiettivo. E questa cosa mi piace molto perché c'è l'unità in questo obiettivo, cioè svegliarci, svegliare le persone. Qualcuno è già sveglio, grazie al cielo, e vuole svegliare gli altri. Cioè, alla fine, quelli che dicono, per esempio, è tutto un bluff, è tutto un inganno, quelli che dicono, no, ma guardate che la reincarnazione è una cosa fondamentale, eccetera, perché io mi occupo anche di quello. Alla fine, se uno fa veramente questo mestiere come va fatto, cioè perché vuole che più persone possibili si sveglino. Alla fine vogliamo tutti la stessa cosa, uscire dal ciclo di nascita e morte, uscire dalla ruota del samsara, uscire da questo ciclo di reincarnazioni. E questa è la cosa più importante. Chi è che vuole rimanere a vivere la stessa vita o simile o lo stesso copione per milioni di anni? E quindi magari se ci diamo una mano tutti, un pezzetto tu, un pezzetto io, un pezzetto quell'altro, ci mettiamo insieme tutti questi frammenti. Forse diventiamo veramente quella potenza che può scardinare questo sistema. E quindi questo onore al merito, onore al merito. Perché lo stai facendo tu sto lavoro. Certo, lo so. E non Ti porti, ringrazio. scusami, e non porti sempre le stesse facce. Perché il dramma, ecco, io, ecco, un altro mio errore, cioè veramente possiamo stare fino a domani, e poi mi taccio, uno dei miei errori è stato quello di pensare che il mondo della controinformazione fosse meraviglioso e compatto. Io lo vedevo da fuori. Quando poi ci sono entrata dentro, mi sono spaventata. Mi ho preso di quelle Ah. sberle spaventose. Perché? Perché lì sì che ci sono davvero molti gatekeeper, tantissimi gatekeeper, ma non solo, che stanno alle stesse regole, sono pagati dagli stessi che pagano quelli del mainstream. Ok? Molti di loro Hai sono avuto esperti. questa sensazione, questa percezione o hai in qualche modo avuto delle prove di questo? Ho avuto le prove, perché a un certo punto, quando è arrivato il divieto, pensa che un giorno mi chiamò una giornalista di Rete 4 Sì? e mi disse: da domani lei non sarà più invitata da nessuna parte. E io dissi: ma che, ma cosa Una sta giornalista di dicendo? Rete 4 ti diede Sì, questo annuncio. che mi voleva, fra virgolette, detto da lei molto bene. Una persona veramente squisita, tra l'altro, che lavora dietro le quinte. E io dissi: è impossibile. Mi chiamano tutti, cioè io ho il cellulare che mi esplode, non è possibile, mi offrono di tutto e io ho detto di no, io ho accettato solo due trasmissioni, quindi è impossibile. E lei mi disse, anche quelli della controinformazione non la chiameranno più, e mi disse i nomi. E io dissi, guarda, è impossibile, perché sono andata a cena con queste persone io, sono andata a cena con mio marito. Cioè, non è proprio possibile, siamo amici, siamo andati in macchina con loro. Cioè, se io vado in macchina con una persona, vado a cena con una persona, per me sei un amico, se no non vengo a cena con te, no? Non mi hanno mai più chiamato, Come neanche poteva quando sono saperlo? stato. Come faceva a saperlo? Neanche quando mi hanno licenziato. Capito? E non faccio i nomi, ma chi ha un po' di intelligenza ci arriva da solo, non mi ha più visto in quelle trasmissioni. Non mi hanno mai più chiamato. Non mi hanno mai dato una spiegazione. Io ho provato a mandare dei messaggi, non ho neanche ricevuto risposta. Quindi cosa possiamo dedurre? Che c'è un unico capo che dirige sia la Sì, controinformazione che sì, l'informazione. sì. O meglio, qualcuno si salva, qualche canale minore che non ha tutte, cioè non ha le visualizzazioni degli altri, questo è il mio punto di vista, è pulito. Cioè ci sono i canali di controinformazione puliti. Beh, cioè, ci Tant'è mancherebbe, che certo. ci sono continuata ad andare, insomma, hanno continuato ad invitarmi ogni tanto, non molto, perché comunque insomma, sono un personaggio scomodo, però mi hanno continuato ad invitare. Altri no. Ti Quindi, piace essere un personaggio scomodo? tantissimo. A me piace tantissimo che la gente mi detesti. Cioè, scusatemi, il 65% degli italiani continua a guardare Sanremo. 65% degli italiani. Scusatemi, 20 milio 29 milioni di italiani seguono la Ferragni. Allora io dico, non seguitemi. Io voglio rimanere con i miei quattro gatti, che poi non sono quattro gatti. Ma comunque, scusate, lo dico con affetto, io adoro i gatti, tra l'altro. Quindi, e anche cani e gli animali in genere, e con gli uomini ho qualche difficoltà. Però gli uomini intesi come esseri umani, chiaramente. Nel senso che preferisco molte volte gli animali. Non voglio avere milioni di persone che mi seguono in questo mondo alla rovescia, perché vorrebbe dire che qualcosa sto sbagliando.
noi andiamo controcorrente, non possiamo essere seguiti da milioni di persone. Adesso, adesso. Poi, quando ci sarà il cambiamento, semmai ci sarà, sempre pochi saremo. Sì, guarda, tra l'altro Sempre va pochi bene. saremo. Comunque no, a me mi fa piacere che tu, perché io ho parlato con te naturalmente prima di fare l'intervista, mi sono reso conto immediatamente che sei una persona come si deve, anzi io insomma, mi piaci molto come persona, ecco, per le cose che hai Grazie, fatto, ma anche per reciproco. come le esprimi. Poi no, magari non siamo d'accordo su delle cose di cui parleremo in seguito, ma chi se ne frega. Io percepisco una persona valida. E ce lo dicono in molti, ci dicono che sei una bella persona. Qua là, tra l'altro, in questo momento Grazie. noi sì, siamo, altro che affossare il canale, stiamo facendo praticamente in questo momento il record di visualizzazioni come hai fatto in una live, per cui Meno lasciamo male. che chi deve Hai alleggerito criticare. i miei sensi di colpa, perché tutti noi No, ma nasciamo poi con un per bagaglio di l'amor sensi di di colpa che non finisce più. Grazie di averli alleggeriti. sì, ma perché poi, ecco, mi sono dimenticato cosa volevo dire. No, ma tranquillo, parlo io. Nel senso che se volete farmi domande scomode, mi potete chiedere tutto quello che volete. Tanto se non Ma vi voglio ora ne rispondere, ve hanno lo fatta una dico. molto scomoda e l'ha fatta un mio Di. amico, un grande amico Di. che gliela passo perché è un amico. Però se non vuoi rispondere, non rispondere. Però Vogliamo i io non la nomi. vedo, me la devi leggere, sono Ah, senza ok, fiamma. vogliamo i nomi dei gatekeeper. No, non Non li si posso può, fare. non si può Non fare. li posso Però fare gli rispondiamo perché. perché non li posso fare, perché ovviamente mi potrebbero dire che non mi hanno invitato perché, per un'altra ragione, che è una Sì, ma coincidenza, ok? Però ci arrivate da soli. no, Cioè, ma non è dai, neanche il caso di seguite la pseudo-calunniare la controinformazione. gente ora in questo Se momento. seguite la controinformazione, l'idea. Anche perché, perdonami, io detesto una cosa. Ecco, questa è una cosa. Grazie a questo amico che ci fa questa domanda perché mi permette di dire una cosa molto importante. Spingiti Io. fin dove puoi, fin dove riesci, ma non c'è bisogno Sì, io, naturalmente, guarda, per non creare sto sopporto. casino poi. Do un aiutino, nel senso che io non sopporto quelli che dicono da Claude non andare, da Francesco non andare, da Nandre non andare, vieni da me. Solo da me, da mio figlio, oppure solo da me, dal mio amico, solo da me, la mia amica, cioè la mia amante, o quello che è, ok? Oppure quelli che ti dicono, questo non si fa, l'ipnosi regressiva non si fa, quello non si fa, si fa questo. Allora, per me, queste persone, fra queste persone e quelli che ci hanno imposto il sacro siero, non c'è differenza. Perché io, che sono davvero per la libertà, e per me la libertà è un valore assoluto, non mi permetterò mai di dire a nessuno quello che deve fare, da chi deve andare, come la deve pensare. Io al massimo do dei consigli, ok? Se una persona dice là si va e là non si va, quello è così e quello è colà e fa addirittura i nomi, perché spesso sono stati fatti i nomi, compreso il mio di nome, io dico questo: sei pienamente calato nella Matrix, pienamente calato nella dualità, non hai capito per me nulla e le persone che ascoltano non si devono far trattare, secondo me, da stupidi, perché se noi abbiamo davvero questa scintilla divina, ok? E se davvero divina, potrò decidere io cosa fare della mia vita, da chi andare, da chi non andare. Tu mi dai il tuo consiglio, ma chi sei tu per dirmi da Claude non vai? No, da quella non vai. No, ma quella no, perché? Ma chi sei tu per dirlo? E allora, se io sono una persona spirituale, è inutile che dico ah, pace, bene, amore, ma no, ma quello no, quello non è altro, però solo io, per quello che faccio io. C'è la gente. Se va da queste persone, allora vi meritate questa gente. Continuate ad andare da loro. Cioè, io questo dico. E allora non mi potete chiedere i nomi, perché alle risposte ci dovete arrivare da soli. Io vi racconto di alcuni fatti. Andatevi a vedere, se vi va, il mio canale YouTube. Vedete su quali canali sono stata, chi mi ha invitato 2, 3, 10 volte e all'improvviso non mi ha invitato più. Vi posso dire che a BioBlu sono sempre andata, a Border Nights sono sempre andata e alle Ali del Bruco sono sempre andata. Più aiuto di così non si può. E qualcun altro non mi ha più invitato. Magari non mi ha più invitato non perché, come diceva quella giornalista, hanno avuto l'ordine dall'alto, ma perché sono diventata all'improvviso brutta, antipatica, non lo so, non gliel'ho data. Boh, fate voi perché. Tu non ti rompi le scatole di dare continue spiegazioni alle persone? No, mi piace tanto, mi diverte. A me mi diverte parlare.
C'è gente Nel che intanto senso non che. capisce niente, anche se glielo dici 100.000 volte, quindi. Ma non importa, sì, alcune cose le ho spiegate 2500 volte. E infatti sul Mi mio rendo canale, conto. ecco, questo sì, sul mio canale non spiego più niente. Io non sbatto fuori nessuno perché non so neanche come si fa. Quindi, ecco, chiariamolo, non banno nessuno perché non lo so fare. Due persone, che sono le persone a me più care al mondo, hanno l'accesso al mio canale, sono amministratori e leggono i commenti e forse ogni tanto sbattono fuori qualcuno, ma per un semplice motivo, che abbiamo deciso che quella è casa mia, cioè il mio canale è casa mia. Quindi se vieni a casa mia non mi insulti. Se vieni sul mio canale per dirmi che sono rifatta, mignotta, gatekeeper o che non sono un idiota, quello che è, vai a casa tua. Cioè, Io sto sembra cercando di anche trovare un legittimo. metodo sto cercando di escogitare un metodo di pagamento per coloro che vengono a rompere le scatole, lo potete fare ma solo a pagamento. Bello Se lo questo. trovassi lo farei, perché poi mi sembra Questo è male che bello. invece la gente che entra con sana curiosità farla pagare mi sembra male, però chi viene a rompere le scatole deve pagare. Dovrebbe essere messo in condizioni di pagare e poi puoi dire quello che vuoi, hai pagato e puoi dire la tua Comunque, idiozia, altrimenti Claude, no, sai cosa altrimenti mi. no. Altrimenti non puoi venire nel mio canale di idiozie, è casa mia. Perché se io lascio la porta di casa mia aperta ed entra un imbecille, lo butto fuori a calci, d'accordo? Quindi se tu entri nel mio canale che c'è la porta aperta e dici idiozie, ti butto fuori a calci. Punto. Non è che c'è. Non sono lì a. Tu, ma, no, ma no, non ti devo spiegare niente. Se non capisci, devi uscire. Basta. Sai cosa Va mi hai fatto bene. venire in mente con queste domande che mi stai facendo? Sì. Io grido un po' quando parlo perché sono un po' sorda e penso che la gente non mi senta perché mi dicono sempre che non mi sentono. Io parlo tutto il giorno, quindi ho la voce bassa. Poi mi hanno strappato le tonsille a 18 anni praticamente e quindi ho sta voce sempre un po' rauca. E quindi scusatemi se grido, però mi hai fatto venire in mente che facendomi tutte queste domande qualcuno potrebbe dire: ma noi che ce ne frega della storia di questa? E avete ragione, sinceramente, però c'è una cosa nella mia storia che forse può essere utile. Che io sono tanto felice da quando sono me stessa, che voi non avete un'idea. Che prima portavo una maschera ed ero tanto grigia, tanto triste, tanto incazzata. Adesso sono molto meno, ecco, uno dei miei difetti è quello che ogni tanto mi arrabbio. Adesso mi arrabbio molto meno, mi arrabbio pochissimo. E sto molto meglio. Va bene, senti un po', passiamo un po' a parlare della tua nuova vita, ecco. Anche se comunque, come hai già specificato, erano cose che facevi già, avevi già scritto un libro, collaboravi già con un po' di controinformazione, però tu ti occupi di ipnosi, ti occupi di diverse cose, e quindi ce ne vuoi un po' parlare di che cosa ti occupi Sì, un oggi, bel di chi sei giorno, tu oggi? mi sono svegliata e ero dipendente di una grande società con possibilità di carriera, dopo che ero stata cacciata dalla polizia, solo che mi trovavo malissimo, ma sapete, avevo una leggera difficoltà. Dovevo andare a dire alla mia famiglia che dopo essere stata licenziata 2 volte mi volevo licenziare per la terza volta. Cioè, con un mutuo, una famiglia, insomma, non è esattamente la condizione ideale. Fatto sta che, come sempre consiglio di fare, essendo io collegata al mondo della spiritualità da quando sono piccola, ho detto adesso chiedo un segno, come faccio spesso. E solo che anziché arrivare un segno è arrivato un macigno, perché io ero ancora nel periodo di prova, quindi tutto mi aspettavo, meno che di essere licenziata, cioè il segno è arrivato. Perché io ho detto, sentite, datemi un segno, io qua non ci posso stare più. Quindi ditemi voi come lo devo dire che io mi voglio licenziare, ok? E soprattutto ditemi voi come io posso dire a tutti quello che voglio fare, no? Perché ho le idee ben chiare di quello che voglio fare e piano piano svelo un pezzettino di più. E, morale della favola, insomma, mi chiama uno dei pezzi grossi di questa società e mi dice che anche se mancava più di un mese alla fine della prova, mi volevano licenziare. Se io accettavo il licenziamento, io ero la persona più felice del mondo, mi avevano fatto un regalo immane perché non ero io che mi ero licenziata e potevo con i miei genitori fare la vittima, no? Mi hanno licenziato, non è colpa mia, cioè non sono sempre io la matta che sale sul palco, no? Che tiene il punto. È così. Però quello che è successo il giorno dopo è stato che, anzi, in realtà avevo già iniziato a fare questo lavoro, però non l'avevo detto pubblicamente. Insomma, ve la faccio breve. Dissi a tutti
che io mi volevo occupare di ipnosi regressiva, ma che non volevo chiamarla ipnosi regressiva, ma risveglio rievocativo, perché il mio compito era quello di contribuire al risveglio delle persone, punto. Ovviamente, nonostante io abbia un marito straordinario, quel giorno mio marito fu la prima volta in 10 anni che mi disse: secondo me tu sei impazzita. Mi ha detto: non è possibile che tu vai a fare quel lavoro, perché non verrà nessuno da te. Cioè, come fa la gente a venire da te che facevi l'avvocato, il dirigente di polizia? Questi non sanno niente di te, non ti conoscono, mi faceva. Chi verrà? Verranno i tuoi amici, mica li puoi far pagare gli amici. Quindi noi moriremo di fame, mi faceva. Andremo a mangiare la Caritas. E gli ho detto sì, vabbè. Gli ho detto, si vede che andrò a lavare i cessi della Caritas. Amen, me ne farò una ragione. Insomma, quindi contro tutto e tutti sono partita. Ovviamente iscrivendomi anche all'università per un altro progetto che ho, di cui adesso non parlerò perché andremo fuori tema, che comunque è legato sempre al mondo dell'ipnosi e della spiritualità, ma lo saprete quando avrò il pezzo di carta in mano, perché se no sono solo parole, a me piace fare i fatti, e ho deciso di fare questo lavoro. Fondamentalmente, perché faccio questo lavoro? Che cosa faccio di concreto? Fondamentalmente, la ragione principale per cui lo faccio è perché io sono una donna molto pratica, quindi non mi va di riempire la testa di teorie della gente che già c'è chi lo fa a sufficienza. Mi piace che la gente possa provare, sperimentare. Sicuramente, come vale per tutte le tecniche, non è che io non ho scoperto niente, perché nessuno scopre niente, tra l'altro, è tutto stato già detto, già fatto, però mi piaceva l'idea che la gente potesse usufruire della mia energia per farsi un viaggetto senza sostanze allucinatorie e per scoprire qualcosa di più di se stesso, perché lo scopo è scoprire se stessi, che è il lavoro che noi dobbiamo fare in tutta la vita. Fondamentalmente, perché se c'è una missione che ci accomuna, non tutti, ma insomma alcune anime in modo particolare, è proprio quella di scoprire se stessi. Per arrivare a che cosa? A stare bene, a superare tutti i nostri blocchi, tutte le nostre fobie, tutti i nostri complessi, tutto quello che ci impedisce veramente di essere quello che siamo. Siccome io ci sono riuscita e mi sento il caso più disperato che abbia mai riconosciuto, nonostante sia stata la squadra mobile di Roma, e avendo avuto una vita come te e come tanti altri, passata, non adesso, ma bruttissima, veramente fatta di grandi dolori e di grandi sofferenze, ed essendo oggi una persona felice, se ha funzionato con me, non funzionerà con tutti, perché niente funziona con tutti. Quindi già chi vi dice la mia tecnica funziona con tutti, scordate, Non è perché con vero. tutti non funziona niente, ok? Però con tante persone, quelle che con me risuonano, e questa è una cosa che voglio dire a tutti, siamo tantissimi che facciamo l'ipnosi regressiva. Io la chiamo risveglio rievocativo, quella la chiama ipnosi spirituale, quella la chiama regressione, come, va bene, non importa. Qualunque sia la pratica che si fa di tipo spirituale, sceglieteci non perché l'amico, il cugino, il marito, l'amante vi dice di andare. No, scegliete voi. Perché la vostra energia vi porterà dalla persona giusta per voi. Se voi andate portati da un altro, quasi sicuramente non funziona. Perché la mia energia è diversa, non faccio i nomi perché li ho visti sul tuo canale, ma non voglio offendere nessuno, dice, ma perché ha citato quello e non quello, quindi non li cito. Però se ti piace più Tizio, vai da Tizio. Ah, beh, cioè, sì, chiaro. A me tante volte le persone mi chiedono, ma mi consigli, no, no, ti ascolti, quello che ti piace lo contatti. Io Esatto. perché non sono il centralino che ti mando io di qua e di No, là. ma anche E poi perché, guarda, devi i andarti a risultati sono pelle a molto diversi. sensazioni. Esatto, i risultati sono molto diversi. Cioè, la mia energia è una sinergia, come tutte le cose più belle si fanno in due, almeno a casa mia si fanno in due. Quindi è la stessa cosa. Cioè, con la mia energia farai un tipo di viaggio. Con la tua, se domani mattina anche tu diventi ipnologo, andrai da un'altra parte, con quella di un altro da un'altra, eccetera. A cosa serve tutta sta roba? Perché qualcuno adesso sapete che c'è, no? Ah, non serve a niente conoscere il passato, che serve conoscere il passato, il tempo non esiste. Allora, fammi dire una parolina veloce su questo. Sì, molto interessante, sì. Sì. Chi fa veramente l'ipnologa non è che lo fa perché pensa che il passato ti guarisce. Cioè, qualcuno che lo pensa c'è, ma non io. Cioè, il passato non ha mai guarito nessuno, ok? Che cos'è che guarisce? Guarisce l'osservazione. Allora, i saggi di tutti i tempi, e anche tra l'altro i fisici oggi, la fisica quantistica, ti dice che tutto parte dall'osservazione.
Allora fate una piccolissima riflessione insieme a me. Quando voi imparate che il coltello taglia, non imparate che il coltello taglia perché vi tagliate una mano. Lo imparate perché a 5 anni guardate i vostri genitori che tagliano e capite che il coltello taglia, giusto? Andare a vedere le vostre vite passate, che poi non si va nel passato, cioè almeno con me io apro le porte, poi dove vai, vai, è un affar tuo dove vai, non dipende da me, dipende dalla tua energia dove vai. Io sono la macchina, ma dove andiamo lo decidi tu, nel tuo inconscio. Chi va nel passato, chi va nel futuro, chi va nella Matrix, chi va alla fonte. Voi la chiamate fonte, chiamiamola fonte, campo quantico, chiamatela come vi pare. Ok? Dipende dal tuo tipo di energia dove vai. Bene, io ti posso aiutare, certo, sono lì, sono veramente la tua guardia del corpo e sono colei che guida il mezzo che tu sceglierai. C'è chi usa il jet, chi ha la bicicletta, chi ha il carrettino, io mi adatto. Ok? Bene. Quando tu ti fai questo viaggio, osservi. L'osservazione che cosa ti fa capire? Che tu ti stai rovinando la vita per delle cose che spesso non sono tue, sono cose che altri ti hanno messo o che tu stesso ti sei messo e manco lo ricordi, manco lo sai. La paura dell'acqua non ce l'hai tu, ce l'ha quello che hai vissuto 2000 anni fa. La paura che ti accoltellino non ce l'hai tu, sto facendo degli esempi banali, ma sono cose vere. Quindi, quando la gente dice, ah, il passato, conoscere il passato mi ha guarito, dal mio punto di vista non è il passato che ti guarisce, è l'osservazione, perché quello che è salvifico è la conoscenza, come diceva la Gnosi. Quindi, il primo passo per la conoscenza è l'osservazione, l'osservazione, è il primo passo per il cambiamento. Se tu non ti osservi, se sei posseduto, che dici da lunedì mattina... non fumo più, da lunedì mattina smetto di mangiare perché sono grasso e lunedì mattina strafoghi come se non fosse un domani. Oh, ma sono io o sono posseduto? No, sei posseduto, gioia mia. Sei posseduto e non lo sai, e non sai neanche da chi. E questo è il dramma. Tu non sai perché sei qui, che ci sei venuto a fare, dove stai andando, chi ti possiede. E allora cosa serve sta roba? Per andare a vedere dentro di te. Tutti dicono facciamo un viaggio fuori dal corpo, un out-of-body experience. Sì, peccato che il viaggio te lo fai dentro di te, senza prendere sostanze. Ok? Perché dentro è la chiave. L'hanno detto i maestri e i saggi veri di tutti i tempi. Il maestro siamo noi, non esistono i maestri. Il maestro di te stesso sei tu, non sono io. Io non sono maestra di nessuno. Ho fatto solo casini madornali nella mia vita. Di chi volete che sia maestra? Al massimo di me stessa, sicuro di me stessa, ma non di altri. Io vi dico quello che ha funzionato con me. Chi risuona con la mia energia ne trarrà giovamento. Chi non risuona con la mia energia, grazie al cielo, io non sono un albero nel deserto. Se io fossi un albero nel deserto, sarebbero, fammi dire un francesismo, cazzi amari per tutti. Nel senso che io mica posso vedere quante persone vuoi che possa vedere in un giorno, 6-7 al massimo, cioè nel senso che più di tanto non è che le posso vedere. Quindi voglio dire, noi dobbiamo essere gli alberi di una foresta. Poi ci sarà l'albero che diventa più alto nella foresta. Ma perché un albero diventa più alto degli altri nella foresta? Perché ci sono gli altri alberi che gli impediscono di prendere la luce del sole perché gli fanno ombra. E allora ci sarà un albero più forte che perché, non perché compete con gli altri, ma perché ha desiderio di luce vera che diventa più alto. Noi questo dobbiamo fare, non farci la guerra fra poveri, perché noi siamo poveri, noi siamo la parte povera del mondo. Noi non ci dobbiamo fare la guerra fra di noi, no, non andare da quello, no. Io vi dico andate da tutti, cioè nel senso che andate da chi volete, non venite da me. Andate da chi volete, da chi vi risuona. Nandra, da chi è stato creato il mondo e perché? Ah, che domanda meravigliosa. Questa è la domanda delle domande. Se la gente si chiedesse, io dico semplifichiamo al massimo, no? Il mondo è stato creato da un Dio buono o da un Dio cattivo? A te non lo chiedo perché lo sappiamo. Però chi ci ascolta, no? A logica. A scuola ci insegnano, cristianesimo, che noi siamo stati creati a immagine e somiglianza di Dio. Per mia sventura, a 8 anni, in una scuola di suore, ruppi un crocifisso.
Potete immaginare quello che è successo? Guardate che sono ancora viva solo perché avevo la gamba rotta, perché se non avessi avuto la gamba rotta, secondo me, io non sarei qui oggi, ok? Un crocifisso, tra l'altro, molto pregiato. Non l'ho fatta apposta, però insomma, è successo. Ecco, per dire che cosa? Per dire che io non riesco a pensare che l'uomo sia stato creato a immagine e somiglianza di Dio, perché sarebbe come dire che è un Dio mostruoso, perché noi abbiamo il male, quindi insomma. È un po' difficile, questa storia mi sta un po' stretta. Poi, per fortuna, come tanti di voi, ho conosciuto la gnosi e l'ho conosciuta che ero ragazzina e ho fatto un corso, pensate, di antropologia gnostica con mia madre per diversi anni. E io molte cose le capivo, molte cose non le capivo perché ero piccola, però ho assorbito tanto, ho letto tanti libri, finché poi è arrivato il famoso Vangelo di Giuda. E quindi l'idea che io mi sono fatta, che è molto impopolare, che è quella che ci accomuna Claude. E che anch'io penso che il mondo, questo mondo, non è stato creato dal vero Dio. Io credo esattamente quello che c'è scritto nel Vangelo di Giuda. Cioè, il mondo è stato creato dal Demiurgo, un Dio minore. Ecco, non coincide la mia versione con tutto quello che ci dice la Gnosi. Quindi adesso io non vi racconterò la storia di Sofia che ha generato da sola, non mi interessa quello, ok? Però sicuramente il mondo è stato creato da questo Dio minore. E poi il vero Dio ha mandato il suo. Il primo forse, o forse non il primo, comunque uno dei suoi messaggeri, Gesù Cristo, nel quale il Gesù Cristo gnostico, io credo ciecamente, che è venuto per un motivo molto semplice. Per me lui è il maestro dei maestri e ci ha spiegato una cosa molto semplice. Ci ha detto, guardate, esiste un altro Dio. Voi state adorando un Dio che non è quello vero. Il vero Dio è quello da cui provengo io, dalla vera luce. Quel regno che sta fuori di voi e che sta dentro di voi, che è esattamente la cosa in cui credo io. E ci credo non perché me l'hanno insegnato, ma perché l'ho vissuto su di me. Perché io ero più morta che viva e a un certo momento ho avuto un'esperienza che mi ha salvato. E mi ha salvato per me la vera luce. E di conseguenza io devo la vita alla vera luce e non posso che testimoniare che la vera luce esiste, la scintilla divina esiste per me. Ripeto, per me, questa è la mia verità, perché ricordatevi sempre una frase che secondo me bisognerebbe veramente tatuarsi dentro, che è scritta in tanti libri sacri, ma c'è uno che la dice secondo me meglio di tutti gli altri in questo caso, che è la Torah, dove c'è scritto esiste una sola verità, ma ci sono tante interpretazioni della verità, tante quanto sono gli uomini. Questi siamo noi. Assolutamente. Quindi noi che cosa dobbiamo fare? Capire. Come diamine possiamo svegliarci, riaccendere la nostra scintilla divina? Voi usate sempre e mi fate sorridere quando qualcuno dice dobbiamo schizzare fuori da questa gabbia, ma noi siamo in gabbia, è vero che siamo in gabbia. E dobbiamo andare verso la vera luce, perché quella vera luce c'è, si può raggiungere, chi riesce a vederla torna cambiato. Tutto qua. Tu, peraltro, hai avuto due esperienze di premorte in diversi anni fa, no? Due, la prima nel Due. 1996 e non ho capito niente, è diventata tipo una barzelletta quella del 1996, cioè nel senso che io ho avuto un incidente grave in moto, tra le altre cose, mezza rotta, tra le altre cose ho perso la memoria. Vi dico solo una cosa di quell'esperienza, della quale ripeto non avevo capito niente fino a poco tempo fa, perché non si parlava nel 1996 di esperienze per morte, pensavo di aver fatto un sogno, sembrava una barzelletta, ripeto, no? Qualcosa su cui ridere. Però c'è una cosa molto interessante che vi devo dire e che non mi potrò mai scordare, che quando ho ripreso i sensi, ero circondata da medici, ho fatto tre domande. La prima era che essere sono? Ripeto, che essere sono? Ovviamente i medici chiamano lo psichiatra, chiama il neurologo, controllatela, questa è impazzita, cosa le, tac, contro tac, di tutto. Finché alla terza domanda insistente che facevo, un'infermiera ha capito, adesso vi dirò anche le altre due domande, e un'infermiera ha capito e mi disse, sei un essere umano e io mi sono tranquillizzata. Io, ripeto, chiedevo che essere sono. Seconda domanda, che anno è? Quindi coordinate di tempo. Terza domanda, dove sono? Coordinate di spazio, spazio-tempo. Perché è vero che lo spazio-tempo non esistono per l'anima. Poi noi ci dovremmo mettere d'accordo un giorno sulla terminologia, ma non parliamo di questo stasera, se no veramente stiamo qua fino a domani mattina. Certo, Però certo. quello che voglio dire,
Per l'anima non c'è tempo, ma per noi sì. Cioè, fin quando noi abbiamo i piedi su questa terra, il tempo c'è. Poi se già ci sparano sullo spazio, no, nello spazio, le cose cambiano. Okay? C'è già il paradosso dei gemelli e tanti altri che ce lo insegnano. Cerco di essere breve perché sennò facciamo notte. Però No, no, puoi dire, possiamo dilungarci per quanto vuoi, Andrea, me non è un veramente. problema, eh. Guarda, per me non è un No, no, problema, per me tanto non c'è nessun problema. io sono nottambula e parlo assai, quindi. Siamo in due. C'è anche un'altra interessante cosa che tu mi hai in qualche modo già detto. Tu, anche tu come gli gnostici, suddividi l'umanità in tre categorie. Ah, certo, sì. Sono un po' Te diverse ne da vuoi quelle degli parlare di altri. questo? Sì. Ne abbiamo parlato, sto cercando di ricordarmi di fare mente locale perché siamo finite a parlare. Ah, sì, perché? Perché tutto nasce dalla domanda, la reincarnazione è inganno o è realtà? Allora, ricordatevi che in questa realtà in cui noi viviamo, le cose non si possono tagliare con l'accetta. Perché il povero Demiurgo, con i suoi arconti, non è che poteva controllare tutti i matti di questo psicopenitenziario, no? Cioè, doveva inventarsi delle leggi, delle regole, perché così facessimo da soli, così ci incartiamo da soli, no? Ci leghiamo mani e polsi, cioè loro ci danno una mano, però voglio dire, gran parte del lavoro lo facciamo da soli, perché sennò per loro diventa una vitaccia, no? Altro che fare i secondini, diventano veramente troppo invasivi. E quindi hanno messo delle leggi. Fra le varie leggi che hanno messo, ce n'è una che secondo me è stato il loro più grande errore, che è la legge della dualità. Cosa significa? Che qualsiasi cosa noi vediamo in una certa prospettiva, in realtà può essere anche il suo opposto. E questa è la nostra fortuna. Perché? Tutto quello che lui ha creato, probabilmente con l'idea di tenerci in trappola, con idee demoniache, di succhiare la nostra energia, noi lo possiamo usare a nostro vantaggio. Se capiamo come funziona la dualità. Di conseguenza, non ha senso dire la reincarnazione è un inganno in realtà. Potrebbe anche essere un inganno, perché l'ha creata il Demiurgo. Non è che la reincarnazione l'ha creata, abbiamo detto, il vero Dio. Se il mondo l'ha creato un Dio minore, non potrà essere una cosa fatta per il nostro bene. Già. Ma alcuni di noi, attenzione, non tutti, alcuni di noi la potranno usare a proprio vantaggio, per svegliarsi, per andare a capire quello che è nostro da quello che nostro non è, per capire quali sono i nostri blocchi, la coazione a ripetere, c'è cioè il famoso cerchio del criceto nel quale corriamo. Qual è sto cerchio? Cioè, qual è questo benedetto karma? Cosa devo spezzare? E allora ci serve fare un lavoro di introspezione profondo, profondo, che ci porti veramente nei nostri meandri, perché la sicurezza che poi acquisisci è impressionante. Cioè, come si fa a distinguere se tu questa tecnica di ipnosi regressiva, risveglio rievocativo, chiamatela come volete, la usi a tuo vantaggio oppure no? Dai risultati che hai. Cioè, se ti fa stare bene o ti fa stare male, mi pare evidente. Dai cambiamenti che hai. Qualcuno avrà dei cambiamenti istantanei, qualcuno ci metterà un anno, due, tre, otto, dieci, il tempo che gli serve. Io ci ho messo 27 anni, vedete un po' voi, quindi quanto sono dura. E per dire che cosa? Il cambiamento cosa significa? Che diventiamo sicuri di noi stessi. Un altro degli inganni in cui noi viviamo è che è bello essere insicuri, no? Come veniamo educati? Non essere sicuro di te. Perché se no sei presuntuoso, sei arrogante, lasciati dire dagli altri che sei bravo. E così cresciamo tutti timorati, che non sappiamo fare niente, che siamo incapaci, ci viene l'ansia appena dobbiamo fare qualcosa, giusto? Ma in realtà è l'esatto contrario. Cioè, se tu hai una scintilla divina, dovresti essere sicuro di quello che sei, non presuntuoso, sicuro. Cioè, Sì. qualcosina almeno lo dovresti saper fare. Cioè, dovresti avere delle peculiarità, dovresti essere unico, giusto? Se sei insicuro, vuol dire che dai uno schiaffo alla vera luce, dai uno schiaffo alla tua parte divina, perché dici non vale niente, fai schifo, e quella sai cosa ti dice? Buonanotte, arrangiati, fai come ti pare. E ti addormenti e la tua vita diventa un dramma, un dramma. E allora, partendo da qua, perché io dico che la reincarnazione per qualcuno è una benedizione, per qualcun altro è una trappola, un inganno, un inferno, un castigo, tutto quello che di negativo Certo. c'è? Perché dipende a quale categoria appartieni. Ora io ho No. diviso
non è che io ho diviso il mondo in tre categorie perché mi sono svegliata e ho detto, va bene, io sono come Platone, Platone è stato quello che ha inventato il concetto di anima, il concetto di demiurgo. No, io ve lo dico perché ho fatto quasi 1.000 ipnosi e da quello che ho raccolto, anch'io faccio la ricercatrice. Chi viene da me è un ricercatore, non è né un paziente né un cliente, è un ricercatore come lo sono io e ricerchiamo insieme. E allora, dalla mia esperienza, per me, quello che ho imparato è che nel mondo ci sono tre categorie. Ci sono quelli, i famosi lidici, liliaci, come li chiamavano? Ilici, Quelli ilici, terra-terra. Perfetto, mi ricordavo ilici. bene. Lidici, ok. Qualche ricordo ancora ce l'ho. E sono terra-terra, ma io, per me, quelli sono i dormienti. Io li chiamo i soldati di Sauron. Io adoro il Signore degli Anelli, metafora straordinaria del nostro mondo. I soldati di Sauron, gli sfaticati. Quelli che vogliono la vita comoda, quelli che non gliene frega niente di sapere se c'è l'anima, lo spirito, cosa siamo venuti a fare qua, quelli che gli interessa solo andare a mangiare la pizza al ristorante il sabato sera, avere i soldi, la macchinona, la strafiga sul sedile dell'auto, basta, ok? Tutto materia. Demiurgo, puro, figli del demiurgo, figli di Frattali Sauron. demiurgici. Perfetto, ci siamo capiti. Loro, che speranze volete che abbiano? Quelli sono esattamente nelle leggi di questo mondo, ma non diciamo altro, a posto così, ok? Sono lì. Diciamo Sono la che non possiamo maggioranza, tra fare. l'altro, no? Assolutamente sì. Questa è un'altra cosa che emerge, adesso poi vi darò anche la percentuale alla fine, anche delle mie sedute. Ed è incredibile che, oh, siamo tanti, usiamo tecniche diverse, però ci sono un sacco di similitudini che io spero entro la fine dell'anno di riunire tutte. Perché sono veramente incredibili. Perché la cupola, gli inganni vengono fuori anche da me, non è che vengono fuori, quindi è quello che è incredibile. Gli alieni, gli angeli, vabbè, poi lo vediamo magari. Seconda categoria, quelli su cui si può lavorare. Cioè, io li chiamo i confusi, ok? Quelli che dicono, oh, la reincarnazione è buona e cattiva, Dio c'è o non c'è? Io che cosa sono? C'ho l'anima o c'ho lo spirito? Non capisco niente. Però sentono, hanno l'anelito. Ok, ce l'hanno la scintilla divina. Ok? Quelli dicono aiutatemi, datemi una mano, datemi un libro, un corso, fatemi fare qualcosa, fatemi capire da che parte devo andare. E poi c'è l'ultima categoria, quelli che venivano chiamati i famosi pneumatici. Secondo me parola infelice in italiano, ma in realtà è bellissima in greco Infelice in perché italiano, però è quella che ci in abbiamo. italiano è infelice, però pneuma in greco vuol dire spirito e quindi il Certo, sì. pneuma è proprio il soffio vitale. Quindi in realtà è una parola bellissima. Ecco, Sì. questa è la categoria più alta, più bella. Sono quelli, la classe privilegiata, quelli che non appartengono a questo mondo. E sono il 20%. Quelli che non sono figli del demiurgo, quelli che sono stati mandati dalla vera luce, cioè Gesù Cristo e gli altri, diciamo, ok? C'è il Sì. 20%. Come si riconoscono? Perché questa è una gran domanda, no? Uno dice, ma io come faccio a sapere se ho conosciuto uno di quel 20% che mi può dare una mano a uscire da sto casino? Allora, ricordatevi sempre che quel 20% che viene giù ha le stesse regole che hanno tutti gli altri. Quindi fa casini, fa gli errori, può generare karma, perché perde la memoria. Cioè, il perdere la memoria, quello che chiamavano il fiume Lete ai greci, no? Il Ce l'abbiamo fiume Lete tutti. ai greci, conosci questa storia tu? Certo, io sono. Io. I miti Molto sono interessante fenomenali. come storia. Brava, Nel conosco. senso che cosa dobbiamo dire su questo? Perché perdiamo la memoria? Perché è una regola di questo mondo. Pensate, cioè, quanto durerebbe la nostra vita se quel 20% sapesse cosa è venuto a fare qua? Cioè, probabilmente ne avrebbero già, quel 20% sarebbe diventato 60, forse, si sarebbero già portati via tutti, qua sarebbero rimasti 40% forse di persone, ok? Invece, una Certo. regola geniale, perché questo è un gioco geniale, cioè, è un signor videogioco questo, è il re dei videogiochi. Certamente, Ecco, certamente. il demiurgo ha detto, mo vi cancello la memoria a tutti. Certo, c'è sempre qualche errore di sistema, e quindi c'è i bambini soprattutto si ricordano. Cioè, io andavo in giro a 8 anni dicendo, vi posso raccontare cosa facevo prima di nascere? Tutti ridevano.
vuole più bene, mamma o papà? Io li volevo uccidere in realtà. E dicevo, ma scusate, io vi voglio raccontare che cosa facevo prima di nascere. Questi volevano sapere invece se volevo più bene a mamma o papà. E io dicevo, ma io sono Anna dai capelli rossi, questi non sono i miei genitori e sono orfana. Vabbè, per farvi capire quello che raccontano i bambini, io. Per carità, adoro i miei genitori, li ringrazio per avermi sopportato soprattutto. Però io sono stata una bambina difficile, ma le domande che facevo io, tanti altri bambini lo sanno e tanti altri bambini ricordano delle cose, ma noi non li crediamo. Ogni tanto c'è qualche genitore che creda a qualche bambino, fanno due verifiche e si scopre che è vero. Perché come dico sempre, voi non dovete credere a tutto quello che vi dicono, voi dovete verificare. Quando andate dalla sedicente medium, da chi volete voi, ok? Da quella spirituale, quando vi vengono dette delle cose, dovete avere le prove. Cioè io, se non avessi avuto le prove, per me, le prove per me, ok? Io non potrei credere per come sono fatta, ok? Ma io le prove le ho avute. Dovevo morire, sono viva. Ero un'altra persona, sono diventata un'altra, ero infelice e sono felice, stavo ricadendo nella mia infelicità. Quando per l'ennesima volta che ho sbagliato strada, ve l'ho raccontato all'inizio, ma sono riuscita grazie alla vera luce. E quindi questo 20% che viene in missione sulla Terra ha il compito, oltre di dover superare le loro prove, perché guardate che quel 20%, la prima parte della vita di quel 20% in genere è un disastro, perché stanno più male di tutti gli altri, perché quelli del primo livello, gli indici, per intenderci, quelli stanno benissimo. Cioè, nel senso che quelli sono, va bene, va tutto bene, che sarà mai? Devo fare una puntura, ma fammele tutte 10, ma che va bene tutto, su. Quelli sono abituati, quelli vivono benissimo, il mondo è fantastico, tutto è bello, tutto è amore, vogliamoci bene. Ok, quelli che stanno a metà galleggiano, ogni tanto vanno giù, ogni tanto vanno su, il 20% all'inizio. Fatemelo dire in francese, sta di Non merda. è vero, è proprio così. È un mondo fatto su misura degli illici in cui gli psichici, prima o poi chi si incastra, chi, non poi, chi invece poi diventa e gli pneumatici non riescono a incastrarsi, soprattutto nelle prime fasi, Così. soprattutto nelle fasi della crescita. Sì, hanno di tutto, in genere gli capita di tutto, hanno delle vite che se le raccontano dicono Madonna, guarda che fantasia c'ha questo, cioè non è mica che può essere successo tutto a lui, e gli è successo tutto a lui, perché lui, perché tutte quelle prove? Attenzione, prove, cioè i pneumatici, quelli in missione, hanno le prove, non il karma, hanno le prove. Perché le prove? Perché si devono ricordare che diavolo sono venuti a fare qua, ed è un casino, perché guardate che la memoria ce la cancellano bene a tutti quanti, tranne, ripeto, a qualcuno che diventa poi una vita privilegiata, un genio, diventa Mozart, ci sono gli errori di Certo. sistema, però la maggior parte è così. E quindi per quest'ultima categoria la reincarnazione ha un valore diverso, perché rimangono incastrati anche loro, perché rimangono incastrati. Ma è più facile liberarsi, si svegliano a un certo momento e riescono, almeno a me da quello che mi è stato detto, che quando falliscono la loro missione salvano almeno 4-5 anime. E per loro sono tante. Mi hanno detto, quando uno, diciamo, uno mandato in missione, non pneumatico, ma è brutto il termine, viene mandato in missione e fallisce, almeno 4-5 anime le ha salvate. Poi naturalmente si inserisce in un karma familiare, insomma fa un lavoro molto complesso, Certo. ma ha una capacità in più degli altri. Ecco perché do queste indicazioni, perché così qualcuno si può riconoscere dalla vita che ha avuto e da alcune cose. Ha la capacità di sentire e di riconoscere le anime affini. Quindi generalmente chi è in missione si gira, vede una persona e gli arriva un uragano addosso. E dice, Madonna, questo l'ho conosciuto già. E lo sente, non ha bisogno di fare la seduta. Poi magari fa la seduta e scopre anche dove l'ha conosciuto e come e per quando. E capisce tante altre cose. Però hanno questa capacità. Quelli che stanno in mezzo, gli psichici, si confondono. Qualche volta lo capiscono, qualche volta no, sbagliano.
Ma ricordatevi che nella vera luce non c'è l'errore. Quindi qualunque cosa vi venga detta dalla vera luce non vi metterà mai nel dubbio, vi darà la certezza, perché la vera luce vuole il vostro bene, la calma, la pace. Il demiurgo vuole la mente, l'inferno, il dubbio, il tradimento, la costrizione, l'inganno. Ogni volta voi siete nel dubbio, nella mente, nella costrizione, nell'inganno, siete Matrix nella realtà. Per cui tu, insomma, siamo in Matrix, c'è un demiurgo o un dio maledetto, per dirla con Choran, che ci ha messo qua dentro. Ci sono gli arconti, c'è un reset della memoria. Ci sono diverse categorie di umani, insomma, la vediamo praticamente nello stesso modo. Io non sono tragica come a volte sei stato tu. Questa è l'unica differenza. A volte tu sei stato tragico. Tragico? Non ce la, cioè, nella serie ci salviamo in quattro. Io sono più ottimista. Io sono convinta che noi possiamo ribaltare la faccenda a nostro vantaggio. Bisogna lavorare, lavorare sodo. Chi pensa che sia una via facile e di non fare fatica, non ce la farà mai. Chi abbandona il primo giro, non ce la farà mai. Io ripeto, sono per la libertà. Quindi anche quando uno viene da me, con me c'è gente che ha fatto una seduta, chi ne ha fatte 30, chi ne farà 300, io stessa faccio una seduta quasi ogni mese, cioè, perché è un viaggio strepitoso dove mi arrivano una marea di messaggi che già mi arrivano normalmente, però quando faccio la seduta per me è una ricarica eccezionale. E, diciamo che io penso che bisogna insegnare alle persone a trovare le proprie. Mi spiego meglio. Quando io vado di là, a volte sento dire che è tutto un inganno. Ecco, a volte questa è l'unica differenza, probabilmente. Quando sento dire tutto un inganno, non è tutto un inganno, perché ci sono persone che hanno la capacità di arrivare alla fonte, ok? Cioè, e come lo fanno a capire? Quando una persona fa una seduta con me e va nella luce, è in Matrix o è nella luce? E questa è una bella domanda, no? Credo. Certo. Dipende dalle prove e da come sta. Allora, innanzitutto come sta? Ci sono persone che vanno in posti bellissimi, il famoso giardino, ma ci sono delle stranezze, tipo giardini senza fiori. Tu l'hai mai visto un giardino enorme dove non c'è un fiore? Cioè, un po' No, strano, no? Ma c'è vero. qualcosa di ancora più strano. Tu l'hai mai visto un giardino con la cupola sopra? E mi dice, sono in un giardino bellissimo, meraviglioso, con mio marito, siamo felici. Allora io comincio a dire, Osserva. sì, guarda intorno, osserva. Torniamo al discorso di prima. Sì. Silenzio. Quando sento silenzio, già capisco che non c'è niente di buono in vista. E mi dice, ma c'è una cupola, una bella struttura armonica a forma di cupola sulla nostra testa. E io gli dico, ma tu puoi uscire? No, siamo qui imprigionati. Ok, giusto per fare un esempio. E come stai tu? E adesso non sto più tanto bene, perché sento la solitudine, il dolore, cioè le cose che si sentono sulla terra. Quindi la prima cosa, l'osservazione è lo stato d'animo. Se invece ci sono persone che piangono di gioia, a me è successo, ma a tanti altri, e sono felicissime e non vorrebbero tornare più e dicono no, no, sono nella luce, sono nella pace dei sensi, non potete capire quanto si sta bene. E allora là che cosa accade? Può esserci che se ne, può essere che sia nella vera luce, come no. Allora io lì chiedo le prove, perché non mi basta che stai solo bene. Se tu sei nella vera luce, ti devono dare una prova. La prova qual è? O che tu, con l'andare del tempo, modifichi degli aspetti del tuo carattere che ti fanno soffrire e li perdi e quindi vivi più sereno. Io ho delle persone che hanno fatto tante sedute con me, che dicevano tutte di andare nella vera luce, ok? Non avevo motivi per dubitarne, e che a distanza di 6 mesi, un anno, dove magari ci siamo visti con alcuni 6 volte, con altre 12, con altre due, ok? Non è necessario vedersi in continuazione, assolutamente no. E queste persone mi hanno detto, io da quando faccio queste sedute sono un'altra persona, sono molto più sicuro di me, sono molto più tranquillo, sono più contento. Cioè, è come se tutto quello che accade fuori mi scivola addosso. Cioè, lo prendo a ridere, lo prendo con leggerezza ed è quello che dobbiamo fare, perché la leggerezza crea la pesantezza del demiurgo. Le catene sono del demiurgo. Ok? Noi dobbiamo salire, volare leggeri.
Bene, altre persone hanno avuto delle, come dire, delle premonizioni sul loro futuro. E quelle sono le parti più interessanti. E io dico sempre, segnati questa cosa, perché io non è che mi posso poi ricordare di tutti. E quindi hanno fatto le loro verifiche. Ma guardate che sono state dette alcune volte delle cose dove io ho supplicato queste persone di dirlo pubblicamente, ma la gente si vergogna. Quindi non vuole fare vocali, non vuole fare video per dirlo, ma c'è stata gente che si è fatta delle previsioni che a me sembravano assurde. Perché quando ti viene una donna, una bella donna, ma di una certa età, che è single da tantissimi anni, e che a un certo punto ti dice: ho qui di fronte il mio futuro fidanzato. E tu le dici: ah, cioè, scusami, e come fai a sapere che è il tuo futuro fidanzato? Perché lo so. Quindi la certezza, innanzitutto la certezza. E io gli faccio: scusami, come lo dovresti riconoscere su questa terra? Cioè, perché io voglio sapere che è proprio quello che stai vedendo adesso. Sì. E lei mi dice: perché ha le mani del musicista e viaggeremo insieme. Vabbè, finisce la seduta, le sta bene, contenta, va via, ok. Basta, passa il tempo, passano 3 mesi, mi arriva una foto sul cellulare e mi dice: questo è il mio fidanzato, fa il musicista e stiamo partendo insieme per il viaggio di Santiago de Compostela. Quella è una prova. Quella è una prova. Ti viene detto che venderai una casa che non vendi da 10 anni. Quella è una prova. Ti viene detto che si ammala uno dei tuoi due gatti, ma non ti preoccupare perché non muore e poi guarisce. Quella, se avvera, è una prova. Cioè, sto facendo tanti esempi, tutte cose che sono successe. Certo. Però, se no, stiamo giocando. Cioè, perché il punto è sempre questo. Se viene qualcosa del passato e tu puoi controllare bene. Esempio. Il saluto che i soldati romani facevano all'imperatore Marco Aurelio. Io non lo sapevo. Questa persona me l'ha detto, siamo andati a vedere, perché ho detto, abbiamo scoperto che era così. La donna che si è vista Cleopatra e che mi ha raccontato della sua storia d'amore con Cesare, con Antonio, il figlio Cesarione, i gemelli, tutte le disgrazie. Io ero scioccata, perché dicevo, questa non fa mica l'insegnante di storia. Siamo andati a vedere, era tutto così. Quella che mi dice: io ero il poeta tal dei tali e quel poeta tal dei tali, che io dicevo: ma chi è questo? E, no, e siamo andati a vedere, esisteva quel poeta. Queste cose le puoi verificare, altre volte non le puoi verificare. Te le prendi, però a cosa ti serve verificare? Fondamentalmente a niente. Cioè, dopo che sai che sei stata Cleopatra, che ti cambia, non è quello che ti cambia. Questo è l'aspetto folcloristico, ok? Per farti vedere che effettivamente è una cosa che può essere stata reale. Quello che ti cambia è sempre l'osservazione e capire quello che è tuo da quello che tuo non è, superare i tuoi blocchi, il tuo karma, capire cosa diavolo sei venuto a fare qui, a che categoria appartieni, puoi evolvere. Io vi dico che le persone che mai faranno un percorso spirituale sono le persone che ne avrebbero più bisogno, ma sono quelle che non lo faranno mai, che tanto rimarranno lì. Hanno già scelto. Dov'è il libero arbitrio per loro? Non c'è. Tutti hanno libero arbitrio? No. C'è già poco libero arbitrio, pochissimo. Pochissimo. Quel poco che c'è, non ce l'hanno neanche tutti. Che cosa pensi della New Age, Nandra? Stasera hai deciso di farmi odiare da tutti. Si è capito un po' quello che pensano. Io non li capisco, cioè, nel senso che a volte anche a me dicono che io sono New Age, io tutto mi sento meno che New Age, però vabbè, nel senso che io sì, sono sicuramente un ottimista, nel senso che penso che questo mondo, che non è un bel mondo, dobbiamo lottare. Penso che possiamo diventare ancora più intelligenti con la nostra scintilla divina se l'attiviamo e riuscire ad uscire da questa Matrix. Però sentir dire che tutto è perfetto, tutto è pace, tutto è amore, e poi questa storia della quinta dimensione, degli alieni che ci salvano, i 3 giorni di buio, io lo Ecco, dico a tutti una volta per tutte. sentiamo. Quando e se mai dovessero arrivare questi 3 giorni di buio, state a casa, fate una festa, chiamate il vicino di casa, cioè, però basta, per favore, guardate, veramente ci avete sfrantumato. Non ne possiamo più.
Avete detto, sono 4 anni che ci dite che a dicembre arrivano gli alieni, 4 anni, che ci dite che atterra l'astronave, che prende i giusti, che poi fa tutto un casino qua, tutto ferro e fuoco, e poi fate le provviste, poi ci riporta i giusti, vengono riportati sulla Terra, mi sono messa fra i giusti, ci rimettono sulla Terra e qua sarà un paradiso terrestre. Questa favola non ci crede più nessuno. Cambiate lavoro, cioè nel senso che ve lo dico, era più brava Vanna Marchi. Nel senso che io poi non capisco una cosa, se quelli che li seguono hanno la memoria corta o sono un po' corti loro. Nel senso che se uno vi dice che arrivano a dicembre 2019, poi dice no, scusate, era dicembre 2020, poi no, scusate, era dicembre 2021, no, scusate, dicembre 2022, cioè, siamo nel 2024. C'è gente che li aspetta dal 2012, c'è gente che li aspetta da 1500 anni, cioè gli ebrei ancora aspettano che arriva Gesù Cristo. Cioè, scusate, però mi è scappata. Nel senso che ognuno aspetta qualcosa, cioè almeno io non aspetto niente, ci dobbiamo salvare da soli. Cioè, se non fosse chiaro, se non fosse chiaro, il movimento del dissenso è fallito prima di iniziare, perché non era Guarda, sono dissenso. d'accordo su quello che hai detto, però no, hai detto una cosa che non è esatta. Vorrei, cioè, Dimmi. devo dire, c'è tanta gente che crede in questo, ma tanta, tanta Lo veramente che so, crede in molti più questo. di noi, molti Tanta, più di vera, noi, tanta, tanta gente, molti più guarda. di noi, Questo perché giocano come, sul non lo terrore. trovi che sia un vero, grave problema, una calamità, un disastro? Dobbiamo prenderla a ridere, perché se la prendiamo tragicamente, li nutriamo. Ricordati che il demiurgo si nutre di paura, dolore e rabbia. Tutto quello che è leggerezza e risate. A lui fa incazzare da morire. Quindi più noi ridiamo e siamo leggeri, più lui impazzisce. Più noi ci disperiamo e ci arrabbiamo, più lui gioisce. Quindi più noi ci incazziamo con quelli che... cioè, io dico solo una cosa. Quelli che vi dicono che l'ipnosi regressiva è pericolosa, che vi entrano i demoni e non vi escono più, poi se volete rispondo anche a questa domanda, che è una grandissima cazzata ovviamente. Però quelli che vi terrorizzano, arrivano entro giorni di buio e i potenti si stanno facendo il bunker, voi morirete tutti come formiche, vi schiacceranno, vi siete... Quelli, scusatemi, fanno la stessa roba del mainstream. Il mainstream vi dice che vi uccidono col cambiamento climatico, questi da questa parte vi dicono che vi uccidono facendovi mangiare i grilli, le locuste, cioè, non so se riesco a capirmi. Sì. Cambiano i mezzi, ma il gioco è lo stesso. Cioè, c'è Fanno sempre la sempre comunque paura. leva sugli stessi sentimenti, le stesse. Sempre la paura, Sempre sempre la paura. paura, sempre la paura, la schiavitù, la rabbia, l'incazzatura, sempre le stesse robe. Cioè, allora, ammesso e non concesso che questi 3 giorni di buio prima o poi devono arrivare, e che sarà mai? Cioè, veramente, c'è sto benedetto film che tutti ci dicono di vedere su Netflix, Il mondo dietro di me. L'ha fatto Obama. Obama ci ha detto della pandemia 5 anni prima che ci fosse, così come Bill Gates. Allora, dobbiamo aggiungere altro. Hanno la sfera di cristallo? Cioè, hanno la sfera di cristallo o è un'altra cosa? Se non è zuppa è pan bagnato, si diceva ai miei tempi. Allora, vivete sereni, costruitevi il vostro angolo di paradiso. Se non sapete da dove iniziare, scrivete a me, a Claude, a Pinco Pallino, a Francesca, a Filippo, siamo tanti. Quello che vi ispira di più. L'amica va da Giuseppe e voi andate da Filippo. Non c'è bisogno che andate sempre dallo stesso, perché l'amica del cuore è andata da quello. L'amica è fatta in un modo, siete amiche lo stesso, lei va da una e tu e lei va da un altro. Però, per favorino, se venite da me, non mi dite che il mondo è perfetto, tutto è amore, tutto è bene e tutto è pace, perché io mi sento male. Quando lo dite, perché io questo mondo perfetto non lo vedo, io vedo un mondo che è un disastro, sempre peggio, anzi, mai come in questo momento storico, mai. A parte questa assurdità di credere che il mondo è perfetto, che è una follia, questa, veramente un disagio psichico, ritenere una cosa del No, genere. dicono alla gente, no, scusa, questa me la devi far dire, fanno i corsi, cioè veramente non arrabbiatevi con me, nel senso che io lo so che sarà, già molti mi odiano, mi odieranno ancora di più con questa frase, però la gente va a fare i corsi. Dove sta per mezz'ora così a dire grazie, 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 grazie? Oppure che bello, tutto è perfetto, ho tanto amore, sono tanto grata. Allora, l'amore e la gratitudine sono due sentimenti fondamentali, lo sappiamo tutti. Bravissimi, ma funzionano se ci credete veramente.
Se voi non avete soldi per pagare le bollette, se siete disperati, se vi è morto il marito, se siete incazzati neri, non è che se dite grazie, grazie o dite tutto è amore, tutto è pace, la vita vi va bene, vi va uguale. Cioè, io questo che vorrei che loro capissero. Cioè, non è quella la strada. Cioè, non è che se io mi inganno le cose si sistema. Il Tra l'altro pensiero tutto questo positivo. grazie, 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 un grazie al Demiurgo, un grazie che va a... Ecco, cioè proprio... No, nel senso, io quello che vorrei che capissero, noi siamo un insieme di tante parti. La mia mente sta bene quando è in armonia col mio cuore, con la mia energia e con le mie azioni. Ed è una cosa tanto difficile da fare. Tu spieghi bene il transurfing, ok? Che non è facile da capire. Perché molti dicono, vabbè, come la legge di attrazione. Non hai capito niente. Non hai capito niente. Non basta dire pensa positivo, io penso positivo e tutto mi va bene, ma non è neanche per sogno, cioè non è quello. Il mondo risponde a delle logiche e a delle leggi che devi conoscere. La legge del karma, la legge del libero arbitrio per chi ce l'ha, la legge della dualità, ci sono tante leggi, ok? La pesantezza che c'è, tutte le regole che ci tengono incatenati al suolo, queste cose le devi sapere. Le vibrazioni basse, la pesantezza che c'è. Quindi noi tutti nasciamo con questo peso addosso, perché è la Terra che è così. Non possiamo nascere. Non è possibile. Siamo pesanti quando nasciamo. Quindi il pensiero positivo funziona se ci sono le azioni positive, se c'è il cuore leggero, se no è una parola. La parola arriva al massimo al 7% della nostra energia. E tu col 7% pensi di cambiare la tua vita? È un po' poco. Forse è meglio che ti fai un viaggio dentro di te o dove te lo vuoi fare tu. Cioè, dovete mettervi in testa che la bacchetta magica non c'è. Tutto qua. Io non vedo quello che c'è scritto. Mi devo Un'altra, avvicinare? sì, rispondiamo a qualche domandina, che Sì. ora perché stiamo cominciando a toccare dei temi che la gente interessano molto, quindi hai mai sentito, sperimentando o avuto indizi della possibilità che alcune anime si siano scisse o che si trovino all'interno di più corpi contenitori contemporaneamente? Oh, questa è una bellissima domanda. Certo. E allora, io personalmente non l'ho mai verificato, cioè nel senso che non posso verificarlo, però ho conosciuto diverse persone che si sono definite fiamme gemelle. Cioè, questa considerazione è la definizione di fiamma gemella. Fiamma gemella sarebbe un'anima che si scinde in due contenitori diversi, in due corpi diversi, e viene giù per aumentare le vibrazioni. Noi siamo tutti vibrazione, siamo tutti energia. Viene sulla Terra per alzare le vibrazioni del pianeta. Solo che anche loro perdono la memoria e quindi anziché unirsi ed essere una fiamma gemella, generalmente si fanno la guerra. Quindi credetemi che da quello che mi è stato detto, non è così bello essere fiamme gemelle. No, no, È una cosa verissimo. diversa dalle anime gemelle. Quindi questa Certo. storia dell'anima che sta in due contenitori diversi, l'ho sentita, potrebbe anche essere, perché l'anima è un contenitore, ok? Che contiene tutto il tempo. Passato, presente, futuro, è il collegamento col nostro spirito che sta di là, che sta nella vera luce. Ok? Serve a questo la nostra anima ed è multidimensionale. La mia anima in questo momento sta qui, è un pezzetto, magari sta di là, sta da un'altra parte. Questo lo può fare l'anima. Quindi non mi stupirei se fosse anche in due contenitori diversi. Poi qua c'è la solita domanda su Gesù, perché naturalmente questa storia qua di Gesù, dato che stiamo scoprendo che viviamo in un inganno, che siamo dentro una Matrix e quant'altro, uno allora viene legittimo, anche legittimo sospetto, che anche Gesù faccia parte dell'inganno. No, Io voglio dire la mia, no. perché una volta per tu, ma io l'ho già detto 30.000 volte, Gesù secondo me, per quello che ho letto io nei testi gnostici, non agnostici, gnostici, è un mio amico, è uno con cui andrei a mangiare fuori, con cui andrei in giro Anch'io. insieme, perché siamo simili, d'accordo? Perché ci Ma capiamo si subito. capisce da che cosa? Da cosa si Quindi. capisce? Dalla fine che gli hanno fatto fare. Dal fatto che fosse un perseguitato, da tutti i fallimenti che ha avuto nella sua vita, leggetevi i Vangeli gnostici, e soprattutto dal fatto che guardate che tutto, per me, tutte le teorie che si sentono oggi
vengono tutte da lui. Se voi vi leggete il Vangelo di Filippo, il Vangelo di Tommaso, il Vangelo di Giuda, il Vangelo della Maddalena e il Vangelo degli Esseni, capite che Gesù era uno di noi, secondo me. No, io invece sì, io per concludere, ripeto, Gesù, se uno legge i testi gnostici si rende conto che non, uno che racconta tutto quello che ha raccontato non può essere proprio un nemico. Tra l'altro, Più uno che ti chiaro di dice così, c'è un altro uno Dio, c'è una vera luce, non è stava tutto il questa. giorno a metterti in guardia dagli arconti, dal demiurgo, dalla falsa luce, da parlarti della tua realtà interiore, come può essere un nemico? Che poi non sia un santo da adorare, che non bisogna andare verso di lui, che non bisogna aspettarlo, uno deve fare la propria vita. Se oggi Gesù fosse vivo, mi piacerebbe andarci a fare un viaggio insieme, andarci a mangiare Anch'io, insieme, vengo capisci quello che mi anch'io. piacerebbe fare? Chiaro. Poi questa domanda è interessante. Perdonatemi voi che credete a queste cose, perché siete estremamente delusi dalla vita reale, quindi credere ad altri vi fa stare meglio la mente? Chiedo in maniera seria. No, io non sono deluso dalla vita reale, io faccio una vita che è invidiabile perché faccio quello che voglio da Esatto, anni, viaggio, ho una esatto. ragazza fighissima, faccio le interviste, faccio un canale, faccio i social, viaggio, faccio quello che voglio. Non sono deluso, la vita mi piace, anzi io l'ho detto anche prima, è interessantissimo questo mondo, ma ho il legittimo sospetto che qualcosa non quadri. E con Ma questo guarda che la legittimo gente sospetto... vedi che ti mette in bocca cose che tu non hai detto. Io ho No, ma detto che giusto, ma giusto, ma giusto. il mondo fa schifo così com'è, ma io ho detto che io sono una persona molto felice. Cioè, io sono contenta di vivere perché mi sono costruita il mio angolo di paradiso. Il segreto è questo. Sì, no, è chiaro che il mondo è un casino, quello che è, però io lo reputo proprio interessante proprio per questo, per cui non sono deluso da niente, io non ho nessun risentimento di rivalsa, non mi è andata male, non sono deluso, non voglio scappare, voglio stare qua e finché sono qua divertirmi, fare quello che mi piace e lo sto facendo. Bravo. Qua Gesù era uno come noi, un risvegliato che lottava contro la Matrix, esattamente, cioè io la vedo così. Anch'io. Nessuno me lo può togliere dalla testa È questa cosa stato il qua. primo ribelle della storia. Tra l'altro, il primo che è finito, si dice, insomma, finito male per un reato di opinione, tra l'altro, anche lui. No, grazie a te per la bella domanda, ci mancherebbe quando poi è giusto anche che la gente abbia dei dubbi, che abbia delle incertezze, che... Certo. Poi voi dovete capire che io non sono qua a fare il depositario della verità. I miei invitati al canale vengono qua a portare la loro testimonianza, la loro esperienza. Si mettono in gioco, naturalmente, La davanti a loro tante persone. opinione, la mia è un'opinione, La se si loro può ancora opinione, quello che è, non è che esprimere siamo qua a un'opinione. diffondere un verbo, a diffondere una dottrina, a diffondere un credo. Io sto cercando più che altro di mettere tutti quanti nella condizione di essere se stessi, di essere felicemente se stessi in questo psicopenitenziario in cui ci troviamo. Perché la cosa più difficile che c'è qua è ad essere te stessi. Infatti tu vedi tutte le persone che sono maschere, persona significa maschera, che hanno un ruolo, che devono in qualche modo giustificare la loro presenza, rispettando certi dettami. Non vedi mai nessuno essere veramente se stesso, perché il mondo deve in qualche modo, tu ti devi in qualche modo adeguare, avere quel ruolo che ti dà la Certo, società. Lo spirito certo. non ha bisogno di tutto questo, lo spirito è. Punto. Quindi la cosa che deve fare lo spirito più di tutte è essere che Bravo. cosa? Se stesso. E per essere in pace con se stesso. Questo è quello che la gente deve imparare mentre è qua. Questo è quello che io Esatto. cerco di fare. Poi che le persone che vengono danno la loro opinione, la loro testimonianza, la loro esperienza. Tu tra l'altro hai fatto 1000 ipnosi, quindi voglio dire, Quasi ne mille. sa qualche cosa la saprai, no? La saprai raccontare, ne sai mettere due parole in fila, visto che sono oltre 2 ore che parliamo. Ecco, allora. Ti faccio ancora qualche domanda e poi ti lascio andare. Sì, certo. Se vuoi chiedermi ancora, se qualcuno vuole chiedere qualcos'altro, se no ci salutiamo, insomma. Sì, vediamo. Allora, scorro un po' le domande per Sì. vedere se ce n'è qualcheduno. Ah, domanda impertinente. Hai figli? Sì e no. Biologicamente non sono i miei, ma per me è come se lo fossero. Va bene. C'avevo qualche domanda qua da farti. Vediamo un attimo.
Te nel frattempo, se vuoi No, aggiungere io qualcosa. voglio dire solo una cosa per concludere, poi io non, nel senso che è stata una serata molto divertente perché c'eravamo parlati ma non avevamo deciso niente, solo per conoscerci, per capire se si poteva fare questa diretta. Poi prima di iniziare tu mi hai detto un'unica cosa, mi hai chiesto, ed è l'unica cosa che io non ho fatto. Perché tu Cioè? mi hai detto, prima di iniziare mi hai detto, ma la citi la frase di Gandhi che hai detto su quel palco, perché è bella. E io ti ho detto, sì, infatti è finita la puntata e io non l'ho citata, nel senso che No, me ma l'ero io te infatti te la dimenticata. volevo mettere in chiusura. No, ok, allora va bene, la diciamo in chiusura, perché mi è venuta, perché ci ho pensato adesso, ho detto, guarda, sono stata scortese, l'unica cosa che mi aveva chiesto, non l'ho detta, e invece adesso alla fine la Allora, diciamo. mentre Eccola. allora. L'hai È messa, il l'hai bello della messa. diretta, tra l'altro, perché mentre parlavamo non ho trovato proprio il momento opportuno per fartela dire. Allora, dai, poi gliela faccio dire alla fine per Vabbè, allora concludere. ci siamo sincronizzati su questo, nel Eh senso sì. che io su quel palco dissi questa frase che adoro ovviamente, e cioè la disobbedienza civile è un dovere sacro quando lo Stato diventa dispotico o corrotto. E il cittadino che diventa partecipe di questo dispotismo, di questa corruzione, diventa complice di questo sistema. Adesso non l'ho citata in maniera corretta, però comunque il senso è questo. E cosa dire di più? Era esattamente quello che io volevo evitare che succedesse per me. Perché guardate che anche se il karma l'ha creato il demiurgo, il karma esiste su questa terra. Cioè, e se anche uno si risveglia e i conti li ha da pagare in qualche modo. Quindi chi si è comportato male, mettiamola così, perché tu prima hai fatto un sacco di domande intelligenti e questi lo sapevano, non lo sapevano, e c'è una bella differenza, perché Una se bella tu differenza. agisci sapendo di fare il male, il karma è implacabile, agisce e colpisce subito. Dai, li vediamo tutti quello che sta accadendo, no? Facevano tanta pubblicità e oggi si trovano, come dire, sotto un cipresso, ok? E quello è karma. Poi ci sono quelli che l'hanno fatto in modo inconsapevole, che ancora fanno i burattini, ma quelli pagheranno. Cioè, non si può sfuggire dalle leggi del karma. Se tu ti risvegli, esci dalla Matrix. Ma ripeto, se per caso hai generato del karma, e ti toccherà pagarlo. Quindi, secondo te, cioè, c'è il collegamento, il legame tra libero arbitrio, karma e controllo demiurgico, insomma, della situazione? Quanto siamo Certo liberi veramente, Nandra, secondo te, che il dovremmo controllo farci? c'è, siamo liberi pochissimo, pochissimo. Ed è la realtà invisibile che determina la realtà visibile. Quindi in realtà la nostra. Io quando penso alla libertà penso sempre alla libertà del parlamentare italiano, chissà perché. Cioè, che cosa può fare il parlamentare italiano in realtà? Io l'ho capito facendola la politica, pochissimo, giusto? E per noi vale lo stesso. Cioè, il legame c'è tra karma, libero arbitrio e queste redini che tiene il demiurgo. Quello che dobbiamo fare, quello che dicevi tu. Poi bisogna capire come si fa a svegliare questa scintilla divina. Ripeto, io ho trovato la mia tecnica, tu hai trovato la tua, ha funzionato con te, la mia ha funzionato con me, quindi noi facciamo quello che ha funzionato con noi. Mi pare la Certo, miglior cosa che si possa fare. è chiaro. Però il mio libero arbitrio, io lo decido, come diceva il grande Giordano Bruno, prima nella mia interiorità. Vi racconto questa cosa velocissima, poi se non ci sono altre domande ci salutiamo. A proposito di Gandhi. Quando c'era la gente che portava i figli a Gandhi per qualunque motivo, questa mamma porta questo bambino a Gandhi perché mangiava troppe caramelle ed era molto grasso. Allora Gandhi dice alla madre: mi riporto il bambino fra 2 settimane. La mamma torna col bambino dopo 2 settimane. Gandhi parla un minuto col bambino, la mamma va via, torna dopo un mese e dice: ma cosa ha detto a mio figlio? Che mio figlio non mangia più caramelle da quando gliel'ha detto lei. E lui dice, molto semplice, quando lei mi ha portato suo figlio la prima volta, anch'io mangiavo caramelle, quindi non potevo dire a suo figlio di non mangiare caramelle, perché non l'avrebbe mai fatto. Ho smesso di mangiare caramelle per 2 settimane, quando mi ha riportato suo figlio, gli ho detto di non mangiare più caramelle, e lui l'ha fatto. Cosa voglio dire? Che la guerra è fuori di noi.
Perché la maggior parte delle persone su questo pianeta ha una guerra dentro. Il giorno in cui la maggior parte delle persone sarà come noi, sarà felice di essere viva, di essere se stessa, di fare il lavoro che vuole fare, io felice di farmi i miei viaggi fuori dal corpo e di far capire alla gente il potere immenso che c'è dentro di noi, ok? Un potere davvero di governare la nostra vita. Quando saremo in tanti, ci sarà un mondo diverso. Fatto magari un po' di pazzerielli, così pensa tante Nandra, tanti Claude, tanti altri, no, un po' strampalati, un mondo di strani, però sarà un mondo divertentissimo probabilmente. Cioè, faremo delle feste che dureranno 4 giorni probabilmente, non lo so, vista l'energia che abbiamo. Però il mondo fa così schifo perché la maggior parte della gente non sa usare il proprio libero arbitrio, quel poco poco di libertà che ci è concessa. Quando noi siamo messi nelle condizioni di svegliarci, e fondamentalmente questo accade quando moriamo, non la sappiamo utilizzare. E quindi arriva la Madonna travestita, sì, e ti riporta nella Matrix, perché arriva, succede anche a me, che non a me personalmente, perché per fortuna non mi succede, ma succede ad alcuni che vengono da me e mi dicono: oh, è arrivata la Madonna. E io chiedo: com'è la Madonna? A seconda ovviamente dell'immaginario collettivo, dell'inconscio collettivo, direbbe Jung, la Madonna ogni tanto arriva vestita d'azzurro, con i capelli biondi, a volte mora, ma comunque sempre d'azzurro è vestita. E io dico: chiedili chi è. No, ma è proprio lei. Chiedili chi è. No, vado con lei. Vai con lei. Passano 2 minuti. C'è qualcosa di strano. Cosa c'è di strano? No, è che a volte il viso della Madonna è come uno scheletro. Guarda bene, è la Madonna? O no, glielo vuoi chiedere per favore? Silenzio, panico, è il demonio che ha preso le sembianze della Madonna. E io dico: cosa vuole il demonio da te? Quello che vuole da tutti. Mi dice che mi può dare quello che voglio se io gli do quello che lui vuole. Ma queste cose succedono. Cioè, nel senso che il patto col diavolo esiste. Cioè, il diavolo esiste, il demonio esiste, esistono gli arconti, come esistono le forze del bene, esistono le forze del male. Se poi ci vogliamo prendere in giro e pensare che non esistano, va bene, però esistono lo stesso. Cioè, i nostri occhi vedono il 3% della realtà. La realtà è molto diversa da come la vediamo. Dal tuo punto di vista, come mai la fonte non interviene in tutto questo? Lascia che, insomma, che sì, possa cadere quello che si vuole, Non è no? esatto che non interviene. Non è Ok? esatto, non è esatto secondo me, nel Ok? senso che la fonte può intervenire attraverso il 20%. La fonte ha lo stesso potere che hanno gli arconti. Gli arconti non possono ucciderti materialmente, devono prendersi il corpo di qualcun altro che sia consenziente, anche in maniera inconsapevole, ma tu gli devi avere aperto le porte. Ecco perché bisogna stare in vibrazioni alte. Quando qualcuno di noi fa qualcosa di particolarmente straordinario. Esempio, la madre che salva il bambino finito sotto la macchina. Oh, è storia vera, ce ne sono tante storie così. Madri che hanno alzato le automobili. Come fa una donna che pesa 50 kg ad alzare un'auto che ne pesa 200 e salva il figlio? Perché non c'era lei nel suo corpo, è chiaro, no? C'era Certo. qualcuno mandato dalla fonte. Perché quella donna aveva aperto le porte a quel tipo di energia. Quindi intervengono quanto intervengono gli altri. Diciamo che si nota meno perché siamo di meno. È vero. E una domanda che c'è uno che sta facendo sta cercando di farsi rispondere da non so quanto. Come si esce da Matrix e come si accende la propria scintilla divina? Allora, ognuno deve trovare il proprio metodo. Ovviamente vi consiglio quello che è il mio metodo, mi pare evidente, no? Cioè, io, se voi venite da me, vi faccio il risveglio rievocativo, vi insegno la meditazione personalizzata, vi do degli esercizi da fare, vi dico quello che ha funzionato con me. Poi funzionerà anche con voi, non lo so, con qualcuno sì, con qualcuno no. Se vai da Claude, Claude ti insegna il transurfing e tanto altro. E quindi ognuno si deve scegliere qualcuno che gli insegni un metodo che abbia funzionato con lui. Cioè, io dico sempre: non andare da uno che è più infelice di te, no? Cioè, senti che Ci vibrazioni ha. manca solo Cioè, no, perché ci sono. Cioè, e beh.
Cioè, vado da certi che io mi viene la depressione solo a guardarli, cioè, però ci vanno, eh. Cosa vuoi ottenere da Sì, quelli? Almeno da me ti prendi un po' di energia positiva, almeno ridi. Se non altro ridi. cara Nandra, allora vuoi concludere con quella grande frase di Gandhi? Sì, diciamola Quanto un'altra volta. sono passati 3 anni da allora? Sì, magari mi licenziano per la terza volta anche da licenza. Dai, sto scherzando. Però questa frase ha fatto tanto incazzare. È Perché non molto riuscivano. interessante che tu, dopo tutto quello che è successo, sei ancora qua a ripeterla, non ti hanno E sono piegato, più felice di prima. non ti Sono più hanno felice di piegato, prima. non ti hanno corrotto, non ti No, la hanno. cosa incredibile è che vedete quanto valgo poco. Vedete che è l'unione che fa la forza. Perché tanta gente mi ha detto, per terrorizzarmi, probabilmente, ah, ti vogliono far fuori, ti uccideranno, ti faranno come quello, come quell'altro, ti faranno questo, quell'altro. Io ho detto, ma veramente a me non mi ha fatto niente nessuno. Non lo so perché, ma io credo che quello che faccia paura sia l'unione. In fondo, una donna da sola cosa può fare? Niente. Però se siamo tanti, la disobbedienza civile diventa un dovere sacro quando lo Stato è dispotico e corrotto. Il cittadino che scende a patti con un simile Stato diventa partecipe di quel dispotismo e di quella corruzione. Non ve lo dimenticate mai. A volte tacere significa essere complici. Non si può tacere. A volte bisogna parlare. Costi quel che costi. Tutto qua. Aspetta che metto i tuoi contatti perché hanno chiesto i tuoi contatti, li metto in sovraimpressione così se vogliono ti scrivono, giusto? Appuntamenti.nandra@gmail.com e vi do tutte le informazioni, tutte no, le Sì, l'ho prime. scritto ora in sovraimpressione, ma tra l'altro basta che andate nella descrizione del video, ci sono tutti i contatti di Andrea, c'è la sua mail, il suo Grazie. sito, il suo canale Telegram, Facebook, YouTube, è molto Sì, io dico semplice, sempre di veloce. seguirmi su Telegram È sotto il video, basta andare lì sotto e lo trovate. perché solo quello che utilizzo, che è Nandra, Nunzia Alessandra Schilirò. Scusatemi, mi hanno chiamato Nunzia Alessandra Schilirò, ma io per gli amici sono Nandra. E mi hanno dato questo nome, che ci posso fare? È così. Claude, è stato un grande piacere, davvero. Grazie per aver accettato, per esserti Grazie soffermato anche così tanto a lungo. a te. Grazie a chi mi ha sopportato. Grazie. Grazie a tutti quelli che ci hanno seguito. E niente, ci sentiamo la prossima Arrivederci. volta. Arrivederci a Arrivederci. tutti. Ciao Nandra, Ciao, grazie. grazie. Ciao, un Ciao. abbraccio. Ciao. A te.